Prediamo di accomodarsi quanti sono ancora fuori. Ben arrivati a tutti, eminenza ed eccellenze, onorevoli autorità, stimati professori, comunità accademica, studenti di Sofia e tutti quanti voi, signore e signori, cari amici, anche quanti ci seguono in diretta streaming. Partecipiamo tutti all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Istituto Universitario Sofia, che giunge quest'anno al 10° anno di vita. Tanto è già trascorso, e sembra ieri, da quando Monsignor Vincenzo Zani, della Congregazione per l'Educazione Cattolica, consegnava nelle mani di Chiara Lubich il decreto di erezione. Con sempre più viva gratitudine registriamo ora questa tappa del decennale nel libro d'oro del nostro cammino, offrendovi un duplice sguardo che abbraccia i passi compiuti e si protende verso nuovi orizzonti. Il presente evento prevede una dinamica ad hoc. Accanto al momento istituzionale, i saluti ufficiali, la relazione del preside, la prolusione che darà avvio all'anno accademico, avremo anche un momento di dialogo e confronto, una tavola rotonda con gli illustri e graditissimi ospiti. Mi è stato assegnato il gradito compito di accompagnarvi lungo lo snodarsi di questo programma. Sono Lia Parlapiano, sono responsabile dell'editoria dell'Istituto Universitario Sofia e sono lieta di fare gli onori di casa. Diamo innanzitutto un caloroso saluto di benvenuto alla dottoressa Maria Voce. Gran cancelliere e presidente del Movimento dei Focolari dell'Opera di Maria. Salutiamo fin d'ora anche il Cardinal Giuseppe Bettori, che è stato trattenuto purtroppo da un incidente che si è verificato lungo l'autostrada, ma lo attendiamo e poi daremo a lui subito la possibilità di il saluto. Un caldo benvenuto anche a Sua Eccellenza Monsignor Mario Meini. Vescovo di Fiesole, e a Monsignor Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Tra i molti messaggi che abbiamo ricevuto, piace citare quello giunto al preside dal metropolita Gennadios Xervos, arcivescovo ortodosso d'Italia e di Malta. Cito: spiritualmente sarò presente e pregherò che il nuovo anno accademico sia benedetto dal nostro Signore Dio per essere fruttuoso, pieno di successi ecumenici, con tanti fervidi auguri per la nuova cattedra Patriarca Athenagoras e Chiara Lubich, salutandola con affetto fraterno e tutte e tutti. Prego caldamente di trasmettere i miei fraterni saluti a Sua Eminenza il Cardinal Bettori, all'illustrissima Presidente del Movimento dei Focolari, dottoressa Maria Voce Emmaus, come anche a tutta la cittadella di Loppiano. Firmato Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo, come anche la mia umile persona, rappresentati dall'Archimandrita Nicolaos, rettore della Chiesa Ortodossa di Firenze, che salutiamo. Siamo anche lieti che siano venuti a condividere con noi questo significativo momento istituzionale la sindaca del comune di Figline in Cisa Valdarno, Giulia Mugnai, il capitano Maurizio Mascioli, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Figline Valdarno,
e il maresciallo Alessandro Coletta. Salutiamo anche il professor Massimo Toschi, consulente della Regione Toscana in materia di cooperazione e relazioni internazionali, che ci segue sempre con molto affetto. E salutiamo il professor Zamagni dell'Università di Bologna. Il professor Taccolini, prorettore dell'Università Cattolica di Milano. Il presidente della Fondazione Sofia, dottor Egidio Sgrulloni, con i membri del Consiglio di Amministrazione. Anche la dottoressa Eva Gullo, presidente delle DCSPA, che ha sede al Polo Lionello Bonfanti. E non da ultimo, un caloroso saluto a Cosepi Zubillara e a Stefano Frontolan, oltre a Daniele Casprini e tutti gli abitanti della cittadella di Loppiano. Quest'anno siamo veramente contenti di avere proprio qui a Loppiano per qualche mese, a Sofia in particolare, una ricercatrice musulmana sciita, Isra Safieddin, dell'Islamic Center of England di Londra, diretto dal professor Shomali. Ecco. Ci scusiamo se di alcune personalità qui presenti non abbiamo avuto notizie. Ci piace concludere con un messaggino che è arrivato da Kathmandu, la capitale del Nepal, da due giovanissimi studenti di Sofia, giovanissimi di spirito, Antonietta e Giovanni Bigoni, che si dicono appassionati di Sofia e seguono a distanza con il cuore questo evento. Ecco, benvenuta Eva Gullo, benvenuto a tutti veramente, un sentitissimo grazie della vostra presenza. Diamo quindi avvio al programma ascoltando l'inno dell'Istituto Universitario Sofia, preparato ed eseguito con passione dai nostri studenti, che danno così il benvenuto a nome di tutta la comunità accademica. Per tutti di speranza vissuta, il pensiero che noi dono prezioso che abita i cuori, nell'accordo di voci vive gioia e verità. Siamo venuti I'm
ringraziamo di cuore gli studenti diretti da Amy Wellman. E passiamo ora la parola a Emmaus, che ringraziamo tantissimo per il calore e l'amore con cui segue la vita e gli sviluppi dell'istituto. Ecco. Io ringrazio tutti, ringrazio prima di tutto Lia Parlapiano, la nostra carissima ospite di questa sera che fa le onori di casa, perché mi risparmia di salutare tutte le autorità. Perché siccome ha fatto un lungo elenco, io sicuramente ne ometterei qualcuna perché non so di tutti, allora saluto tutti molto cordialmente. Naturalmente il primo saluto va alla comunità accademica, a tutti i professori, ma vorrei salutare in modo particolare gli studenti, che sono la perla preziosa di questa istituzione, no? Perché poi portano quella vita che è qui. Grazie. Quella vita che qui sperimentano la portano nel mondo, quindi un saluto particolare a loro, però un saluto specialissimo a tutti gli amici e le amiche che sono qui presenti. E devo dire che, come sempre, è per me una grande gioia questo momento, una grande gioia poter dire una parola in questo momento di apertura dell'anno accademico, di un nuovo anno accademico qui a Sofia. Perché ogni volta fa impressione vedere crescere lo IUS anno dopo anno, fa una vera impressione con le nuove proposte e le nuove offerte accademiche che lo caratterizzano e che lo rendono sempre più strumento adatto all'incarnazione del carisma dell'unità donato da Dio a Chiara Lubich nell'ambito dell'insegnamento e della ricerca universitaria. Il sogno di Chiara, espresso in diverse maniere nei decenni precedenti, è di fatto diventato carne quasi 10 anni fa, si va consolidando. Diventa una realtà tangibile che porta il volto di tutti coloro che si formano in queste aule e che partono da queste aule a costruire, grazie al loro impegno e alla loro competenza, un mondo autenticamente umano, più di pace, più unito. Tutti avvertiamo sulla nostra pelle le sfide immani e urgenti che presenta la società di oggi. Sono sfide articolate che esigono risposte a più livelli. Uno di questi livelli, senza ombra di dubbio, è quello della formazione, in particolare dell'alta formazione, come quella che lo IUS cerca di impartire. Siamo ben coscienti che la creatività dell'uomo e il suo desiderio di capire la realtà e di rispondere ad essa trovano un punto di coagulazione nell'esperienza universitaria. La conoscenza è cammino ed è risposta ai tanti mali che abbiamo di fronte a noi e che sentiamo debbono essere sconfitti e con urgenza. L'Istituto Universitario Sofia si colloca in questa prospettiva, ma allo stesso tempo dà e può dare sempre di più un suo particolarissimo contributo, sia dal punto di vista di contenuto, dei contenuti, sia dal punto di vista metodologico. In quanto ai contenuti, Sofia promuove percorsi disciplinari e accademici, programmi di ricerca, come Sofia Global Studies appena inaugurato stamattina, imbevuti della cultura dell'unità che scaturisce dal dono che Chiara Lubich ha ricevuto dallo Spirito Santo ed ha trasmesso a tutti noi. Questo dà al nostro istituto uno speciale profilo, delle enfasi del tutto proprie, che, se da un lato sono al centro della sua identità,
dall'altro configurano la sua offerta accademica. Infatti, i percorsi disciplinari sulla cultura dell'unità sono a Sofia fondamenti dello studio delle specifiche materie che si proiettano più esplicitamente sulla vita professionale e sulla trasformazione sociale. Dal punto di vista metodologico, Sofia propone uno spazio di vita e di pensiero unici nel suo genere. Nel nostro istituto, la riflessione teoretica e la vita pratica dovrebbero avere una coerenza evidente e visibile a tutti. Questo ci e vi impegna in percorsi accademici inter- e transdisciplinari nei quali sia possibile la compenetrazione delle diverse discipline per un contributo più integrale allo sviluppo sia del pensiero che dell'azione. E vi e ci impegna a stabilire con tutti, dal corpo docente agli studenti, a chi lavora, a chi viene a visitarvi, con tutti, rapporti di sincera fiducia e di apprezzamento reciproco, fino a formare una vera comunità di vita e di riflessione. Sono questi traguardi troppo esigenti, forse addirittura troppo innovativi, forse utopici? Probabilmente sì, ma non possiamo fare a meno di queste mete per camminare anche fra le mille difficoltà quotidiane in maniera sicura, efficace e piena di senso. Il grande ideale che abbiamo davanti e che cerchiamo di incarnare ogni giorno ci mette nelle migliori condizioni per poterle realizzare, queste mete. E già le intravediamo in un certo modo avviate a Sofia, anche se siamo coscienti delle sfide che abbiamo davanti a noi per consolidare, per sviluppare il nostro istituto, per renderlo sempre più strumento efficace di quella cultura dell'unità che l'umanità aspetta da noi e che noi, con il nostro impegno continuo di vita e di pensiero, possiamo darle. Ecco, a tutti voi, particolarmente agli studenti che stanno per incominciare il loro cammino a Sofia, come a quelli che lo stanno concludendo e partiranno, a tutti voi auguro un anno pieno di sviluppi positivi, sia a livello personale che di comunità e di formazione e di ricerca. Io, voi lo sapete, non posso essere sempre qui, ma sono sempre con voi. Sono sempre con voi e dal luogo dove Dio mi mette, dove Dio mi chiama, vi accompagno in ogni vostra fatica, in ogni vostra gioia, partecipo con voi di ogni vostra gioia e anche di ogni vostro traguardo raggiunto. Sono veramente molto contenta e sono sempre con voi. Grazie. Ringraziamo di cuore, preghiamo uno studente di dare alla Maria Voce il cofanetto, è un omaggio, è la collezione. grazie presto, veramente. Già. Diamo la collezione della rivista Sofia di questi 10 anni. Ecco, nel ringraziare nuovamente Maria Voce di queste parole così calde e così dense, chiamiamo il dottor Egidio Sgrulloni, che è presidente della Fondazione, a dire la sua parola. Lo ringraziamo perché accompagna veramente generosamente il nostro cammino. A lei la parola. Eminenza Reverendissima Gran Cancelliere, carissima ed amata Vice Cancelliere, Reverendissimo Preside, illustrissimi docenti, carissimi studenti,
carissime amiche ed amici dell'Istituto Universitario Sofia e della Fondazione, autorità civili, politiche e militari tutti qui presenti. Quello che sta per iniziare è il 10° anno dell'Istituto Universitario Sofia. Ormai la nostra piccola ma preziosa realtà sta raggiungendo numeri importanti. 3 i corsi di laurea attivi, di cui uno in inglese. Oltre 100 gli iscritti complessivi per anno accademico. 126 le lauree magistrali rilasciate, a cui si sommano i numerosi dottorati e postdottorati conseguiti. La biblioteca con oltre 17.000 libri. Questi numeri danno una chiara testimonianza degli obiettivi che sono stati raggiunti in questi 10 anni, anche se non senza difficoltà. Ciò è stato possibile grazie al notevole impegno del corpo docente ed amministrativo dell'Istituto, a tutti coloro che hanno creduto e tuttora credono nel progetto di Sofia, anche attraverso l'apporto di piccoli o essenziali contributi con i quali riescono a sostenere l'Istituto. Non dobbiamo dimenticare che Sofia opera in un contesto dove subisce la concorrenza di istituti che vantano maggiore storia, tradizione, visibilità, oltre a risorse economiche più importanti. Proprio in tema di risorse economiche, anche Sofia, quale ultima illuminazione dichiara, non potrebbe pensare di esistere se non adeguatamente sostenuta nel suo progetto. Quest'anno, grazie anche al fondamentale contributo della Fondazione Walter Baldelcini e di altri soggetti privati come la Bertola SRL, potremo erogare 5 borse di studio per sostenere gli studenti più bisognosi. Inoltre, non bisogna poi dimenticare un'esperienza forse unica nel suo genere, la recente Summer School che si è tenuta in premiere lo scorso agosto, promossa dalla Fondazione per Sofia in collaborazione con l'Istituto. Un ringraziamento particolare va alla provincia autonoma di Trento, che ha permesso, in un momento dove sempre più viene strumentalizzata l'appartenenza religiosa, la realizzazione di questo evento che ha coinvolto 42 ragazzi e ragazze, in parte cattolici e in parte musulmani, provenienti da 3 continenti e 15 paesi. Proprio una di queste ragazze musulmane, forte dell'esperienza vissuta, è ora a Sofia per approfondire i propri studi. Naturalmente le esigenze sono molte ed anche le profezie, per vederle opportunamente realizzate, hanno bisogno del sostegno economico di chi crede nella loro realizzazione. E questo vi chiediamo, continuare a sostenere Sofia. Quindi un grazie di nuovo al preside e all'intera comunità accademica dell'Istituto per la tenacia e l'impegno con i quali portano avanti la loro missione e per come riescono a plasmare chi si affida alla loro sapienza. E, a nome dei componenti della Fondazione, porgo i miei più vivi e sinceri auguri di buon anno accademico. Grazie veramente, grazie ancora. E adesso chiamiamo una rappresentanza degli studenti, sono circa 100 studenti di 30 paesi, dei 4 continenti. In rappresentanza chiamiamo Valentina Fais per un saluto. Buonasera a tutti, mi chiamo Valentina e sono una studentessa del primo anno. Vi ringrazio della vostra presenza e dell'opportunità che mi è stata data di portarvi un saluto da parte di tutti gli studenti. Per noi Sofia non è solo un posto dove prendere una laurea, è molto di più. È un dono che ci viene dato per conoscere noi stessi e per crescere in primo luogo. Quando si arriva qui, per la prima volta, ci viene chiesto cosa ci ha portato a Sofia. Nell'ascolto delle nostre differenti esperienze, ci sembra proprio che una volontà più grande abbia scelto noi, qui ed oggi, per coinvolgerci in questa vita. Tanti dei miei compagni, prima di conoscere Sofia, avevano in cuore emozioni e desideri così forti da far cercare loro qualcosa che potesse corrispondere in concreto a quella chiamata così intensa.
Tutti noi facciamo l'esperienza del sogno che accende la nostra vita, che ci fa brillare gli occhi e che ci incoraggia a credere nelle cose anche quando non avremo elementi per farlo. Per questo siamo andati oltre la paura, lasciando la vita che facevamo da un'altra parte del mondo e venendo qui a ricominciare. Non è stato semplice lasciare tutto, il lavoro, la famiglia, le persone care e gli amici, per un mondo che non conoscevamo. I sacrifici compiuti per essere qui oggi sono stati non indifferenti, ma ne valsa la pena. Una delle sfide più importanti che Sofia ci mette davanti è crescere, personalmente e tutti insieme. Crescere significa, innanzitutto, riconoscere i propri limiti. Concretamente, si tratta di smontare tutte quelle convinzioni personali che ci impediscono di accettare punti di vista diversi dal nostro. Ma non è facile accantonare tutto ciò che avevamo costruito prima per lasciare spazio al nuovo, allo sconosciuto, allo straniero, tutto quello che fa paura solo per il fatto di essere ignoto. È stato un processo doloroso per alcuni di noi. Nei momenti di crisi, soprattutto, tante domande sono sorte. Chi sono? Perché sono qui? Cosa sono chiamato a fare? Ogni giorno compiere quel passo nel buio ci costa, ed è proprio perché costa che è così importante e dà un valore aggiunto alla nostra vita. Ora porto la mia personale esperienza. Vi confesso che, qui a Sofia, ho già sperimentato lo scontro con i miei limiti nel rapporto con gli altri. E inizialmente ho reagito a questo chiudendomi in me stessa e cercando di evitare un nuovo incontro. Ma, come capita a tutti qui a Sofia, questo non è possibile. La convivenza con gli altri ci riporta all'incontro, in questo rapporto di conoscenza reciproca. Così, quando si vive insieme, si impara a riconoscere l'altro a partire dalle piccole cose, e allora non è possibile nascondere a lungo quello che non va. È la condivisione con l'altro che mi porta ad aprirmi e a liberarmi del peso che ho dentro, e grazie a questo posso ricominciare. Vivendo questa dinamica di amore reciproco, ho capito che qui sperimentiamo un altro tipo di relazione, privo di corrispondenza tra ciò che ho dato e ciò che ho ricevuto. Ma quello che c'è alla base è un comune desiderio di amarci. Quindi non conta tanto quanto tu hai da dare, perché a volte capita di non aver nulla da dare. Ma quello che conta è l'intenzione di voler dare qualcosa, perché, come ha detto la nostra fondatrice Chiara Lubick, il desiderio di amore è già amore. Qui a Sofia abbiamo trovato un tesoro che gli studenti, prima di noi, hanno costruito in questi 10 anni con il loro impegno nel collaborare gli uni con gli altri e nel credere a un progetto che solo insieme si può costruire. L'originalità di Sofia sta proprio nell'essere protagonisti di questo progetto, nel valorizzarci e nel valorizzare chi ci sta accanto. Lo possiamo fare credendo in noi e nelle nostre capacità. Solo così possiamo cambiare qualcosa in noi stessi e nel mondo fuori. La realtà che sogniamo la costruiamo prima di tutto nella nostra quotidianità. Quello che seminiamo qui ed oggi darà frutto quando finiremo questo cammino. Ciò che siamo è importante per far crescere Sofia e darle un volto nuovo per chi verrà dopo di noi.
Il mio augurio agli studenti di Sofia è quello di lasciarsi toccare da questo amore che circola e camminare insieme. Affronteremo tanti momenti, non sarà sempre facile, sarà necessario accogliere insieme le sfide, riconoscere i punti di forza e le nostre debolezze per trasformarle in coraggio. Questa sarà la base per costruire la nostra persona interamente, che ci permetterà di vivere con gioia il nostro presente e futuro. Grazie. Grazie di cuore Valentina, anche grazie a tutti gli studenti per la sincerità e la profondità di queste parole. Grazie. Ecco, chiamiamo allora tra noi il professor Monsignor Piero Coda, preside dell'istituto, che ha veramente accompagnato lo Ius con amorevole cura e illuminato discernimento. Metterà a fuoco alcuni aspetti significativi di Sofia e indicherà dove puntare lo sguardo nel prossimo futuro. Ecco, anch'io saluto tutti i partecipanti e dico subito che le brevi parole che vi dirò vorrebbero essere espressione non mia soltanto, ma di tutta la comunità accademica di Sofia, dei docenti, degli studenti, sia di quelli attuali sia di quelli degli anni passati, dello staff, dei nostri collaboratori. Il nostro tempo ha bisogno, come del pane di cui nutrirsi e dell'acqua di cui dissetarsi, soprattutto di due cose, visione e decisione. Non si stanca di ripeterlo coi gesti e le parole Papa Francesco. Visione e decisione, dice, sono esigite dall'epoca di cambiamento che stiamo vivendo. Ebbene, Sofia, nel suo piccolo e con tutti i limiti di cui siamo ben consapevoli, è chiamata a essere proprio questo. Un luogo dove si acquista insieme visione e un luogo dove si impara a esercitarsi nella decisione. E Sofia lo può e lo deve, con la grazia di Dio e il contributo concertato di ciascuno, essere questo luogo, perché la visione e la decisione sono iscritte per dono singolare nel suo evento fondativo e nella sua mission. Qualche anno fa, mentre eravamo impegnati nell'elaborazione di un complessivo piano strategico dopo i primi anni di vita, per slanciare in avanti il cammino di Sofia, la dottoressa Fiona Hunter, esperta in Higher Education, che ci assisteva nell'impresa, partecipò con noi, che lavoravamo a questo progetto, alla proiezione del video in cui si riportava il discorso fondativo di Sofia tenuto da Chiara Lubich il 15 agosto del 2001, dunque 6 anni prima che il nostro istituto fosse eretto dalla Santa Sede. E questa esperta in Higher Education, vedendo quel video breve, una 30 minuti, sottolineò la chiarezza e la determinazione nella visione e nella decisione che quelle parole profetiche comunicavano, direi anzi generavano in coloro che le ascoltavano. Diceva chiaro, penso che è bello ricordarlo, lo scopo di questa università è insegnarvi la sapienza, si rivolgeva agli studenti, così che la chiave di volta del percorso accademico è rivolgere e fissare gli occhi del cuore, prima di tutto, e della mente insieme, nella luce. Quella luce che per chi crede si irradia da Dio e per tutti si sprigiona dal senso ultimo, profondo della realtà.
in modo che con questa luce negli occhi, diceva, si possa guardare al mondo e alla storia vedendoci bene. Guardare al mondo e alla storia da dentro le piaghe e gli interrogativi che sorgono da essa. Vederci bene quasi, diceva, proiettando su tutto la luce dell'infinito sguardo d'amore di Dio. Una bellissima descrizione del compito della nostra università. Se dunque, concludeva, a Sofia si studieranno le diverse discipline, economia, politica, scienze, filosofia, teologia, eccetera, esse, cito, non potranno non essere intrise di sapienza, garantendo fondamento, respiro e incisività alle decisioni di strategia e di concretizzazione di cui oggi c'è urgenza sui diversi fronti dove si gioca il futuro della società planetaria di cui siamo chiamati a essere tutti responsabilmente cittadini. Questo è il progetto di Sofia. Ma dove siamo e verso dove puntiamo lo sguardo dopo aver percorso in questi 10 anni il primo breve tratto del nostro cammino? Per essere sintetico, non mi soffermo sui piccoli traguardi che abbiamo raggiunto, sulle prospettive che abbiamo, ma vorrei piuttosto focalizzare, per offrirli al discernimento comune, 5 obiettivi che mi pare sono venuti stagliandosi in questi anni e che con sempre maggiore attenzione ed efficacia debbono guidarci, mi sembra, nell'individuare, nel percorrere le vie di una coerente e persuasiva attuazione. Questi obiettivi sono il patto, la ricerca, la sostenibilità, la sinergia, la contaminazione. Prima di tutto il patto, nel linguaggio che usiamo a Sofia. Il cuore pulsante è lo specifico della nostra vita. Che cos'è? La dinamica di reciproca fiducia, di dialogo aperto e trasparente, di scambio dei doni tra i diversi attori della vita universitaria, tra le generazioni, tra le culture, tra le discipline. Dinamica che anima e imprime direzione e incisività quando c'è alla vita e alla missione della nostra comunità accademica. Non dunque questo patto un optional o un abbellimento cosmetico di qualche cosa che c'è indipendentemente da esso, ma uno stile esigente di esistenza, uno stile esigente di formazione accademica, di proposta culturale, che va innanzitutto praticato a tutti i livelli nella nostra esperienza, ma che al tempo stesso va compreso e sviscerato intellettualmente e comunicato e declinato in tutte le sue promettenti ed esigenti implicazioni culturali e sociali, perché è un principio di rinnovamento sociale. Secondo, la ricerca. La missione e lo statuto accademico di Sofia, ce lo ricordava anche Emmaus, si traducono in un progetto che è per definizione inter e transdisciplinare. Qui ci vorrebbe il professor Rondinara che ci spiega come fa a lezione in università, qual è il significato, la differenza e la correlazione tra questi due termini. Si scrive in un progetto inter e transdisciplinare che traduce quella proiezione di luce che il carisma dell'unità descrive in ambito culturale. Ma c'è un pericolo da cui guardarsi, e cioè si può rischiare che questo impegno alla inter- e transdisciplinarietà diventi soltanto, rimanga soltanto, uno slogan fascinoso, ma vuoto, che riempia la bocca e non diventi esigenza concreta a livello accademico. Dobbiamo dunque impegnarci con rigore, convinzione e perseveranza, tutti, docenti e studenti, personale, su 3 fronti. Primo, il dialogo effettivo e costoso tra i cultori delle diverse discipline, uscendo dall'autoreferenzialità.
diverse discipline che disegnano il ciclo di laurea, di dottorato, la scuola di postdottorale, con la spesa di energie, di tempo e di immaginazione che questo comporta. È un impegno importante. Secondo, un lavoro serio e appassionato di ricerca sulle frontiere del sapere, là dove il significato inter- e transdisciplinare viene in evidenza nella sua urgenza, nella sua problematicità, in modo che in queste frontiere noi con la ricerca coinvolgiamo fin d'ora, per quanto loro compete, a seconda del ciclo dei loro studi, anche i nostri studenti, mettendoci in relazione con gli studiosi che condividono lo stesso spirito, al di là di qualunque steccato. E terzo, la formazione e la promozione lungimirante, attenta, di una nuova classe di docenti all'altezza di questo stile specifico di performance accademica e professionale. Questa è la ricerca. Terzo obiettivo, la sostenibilità. Sostenibilità del progetto di Sofia a livello economico, gestionale e strutturale. Si tratta di procedere con ponderazione nella transizione già in atto dalla fase d'inizio più carismatica e per molti versi necessariamente alquanto avventurosa, e per questo anche molto bella, perché l'avventura è sempre bella. Ecco. Ma occorre passare da questa fase carismatica a una più matura che in nulla deroghi dal principio per noi irrinunciabile della gratuità e della sobrietà, ma, mantenendo questi principi, sappia organizzare l'attuazione del progetto di Sofia secondo un'adeguata politica di sostegno, di promozione e di sviluppo, articolandosi con pertinenza al contesto naturale ideale della cittadella di Lopiano, rivisitata e rilanciata con profezia nell'alveo del suo originario disegno. Quarto, la sinergia. Sinergia, lavorare insieme, è il grande segno spirituale, culturale, sociale del nostro tempo. Occorre esplorare e perseguire con perseveranza le vie per conoscersi e lavorare insieme a tutti i livelli e in tutte le forme possibili. Questo innanzitutto all'interno dell'Opera di Maria, di cui la Sofia è un'espressione, favorendo e perseguendo la giusta forma e misura nella collaborazione tra le diverse agenzie di formazione di impulso culturale suscitate lungo gli anni dal carisma dell'unità e la mission specifica di Sofia. È un lavoro da fare, importante, impegnativo. Sinergia in relazione alla Chiesa sul livello locale, regionale, universale. Qui abbiamo il nostro vescovo di Fiesole, con la diocesi di Fiesole c'è una bellissima collaborazione, abbiamo la Congregazione dell'Educazione Cattolica che ci rappresenta la Chiesa a livello universale. La Chiesa vive oggi un momento felice, interpellante e riconfigurante della sua coscienza e della sua prassi, che la spingono all'uscita da vecchi e spesso obsoleti schemi e modelli. Dobbiamo lavorare insieme in questa direzione. Sinergia ancora in riferimento al territorio toscano, e siamo molto contenti il sindaco Toschi e tutte le personalità qui della società civile presenti, perché Sofia ha il dono di essere ubicata in un territorio toscano che è ricco di patrimonio storico e culturale, ha una profezia grande, penso alla Pira, per fare solamente un nome, a Don Lorenzo Milani, ad altri, e ha delle importanti sfide che diventano delle chance culturali e sociali. Si è infine sinergia ancora, non da ultimo, per la vocazione stessa che è propria di una università, col mondo accademico, scientifico e culturale a livello nazionale e internazionale. Siamo molto contenti che c'è il prorettore dell'Università Cattolica, ecco, lo prendo proprio come un segno di questa fase. Quinto obiettivo, la contaminazione. Sofia è senz'altro una realtà piccola, giovane,
ma lo sperimentiamo, e questo sempre stupisce, devo dire, sperimentiamo che mostra di poter sprigionare da sé una grande energia, che le deriva da che cosa? Direi le deriva dall'alleanza strategica tra l'ispirazione, da cui sempre di nuovo prende slancio e capacità di intercettare i segni dei tempi, da un lato, l'ispirazione originaria, e dall'altro il desiderio e l'attesa di starci, di buttarsi e di creare delle nuove generazioni. È questa alleanza strategica che fa nascere l'energia di Sofia, ma come diceva Valentina prima, non c'è corrispondenza tra ciò che noi diamo e ciò che riceviamo, perché quando si realizza questa alleanza strategica scocca una scintilla che è qualche cosa che ci sovrasta e ci trascende. Ebbene, a servizio di questa energia che può scaturire da questa alleanza strategica, noi del corpo docente dello staff di Sofia ci sentiamo con responsabilità e, diciamolo, cerchiamo di farlo al massimo di ciò che ci è possibile nell'esercizio delle nostre competenze, di essere gioiosamente al servizio. Noi adulti siamo a servizio di questa, non lo facciamo per noi, lo facciamo a servizio di questa realtà. Ebbene, da questa alleanza si produce e va incentivata, penso, una contaminazione positiva e stimolatrice di forze nuove, di nuovi orizzonti nel vasto, difficile, effervescente areopago del nostro tempo. Penso agli studenti che in questi anni, lo ricordava anche Emmaus, sono entrati a Sofia, l'hanno frequentata e vi sono usciti senza uscirvi, cioè rimanendovi nello spirito e arricchendo lo spirito di Sofia là dove sono, per disseminare ovunque visione e decisione dove insegnano, dove lavorano, dove operano. Contaminazione. Seminare, lievito. Penso alle prospettive ormai realistiche dell'apertura delle sedi locali di Sofia nel mondo, la prima delle quali ci auguriamo a breve termine in America Latina sul livello continentale. Ecco, questi mi sembra sono 5 grossi obiettivi sui quali possiamo camminare con fiducia, con speranza, sulla base di tutto quanto finora è stato costruito insieme. Il patto, la ricerca, la sostenibilità, la sinergia, la contaminazione. Ebbene, come affrontare questi rilevanti, sono rilevanti, ma diciamolo pure, questa è la nostra gioia, affascinanti obiettivi? Con 3, mi sembra, atteggiamenti, prima di tutto con gratitudine, con immensa gratitudine per il dono che ci è fatto, gratitudine verso tutti coloro che nei modi anche più impensati, ma sempre provvidenziali, ci hanno accompagnato, ci accompagnano. Gratitudine spalancata sullo stupore per ciò che ogni giorno ancora ci raggiunge e ci attende. Secondo atteggiamento, fedeltà. Fedeltà all'ispirazione da cui Sofia è nata e ogni giorno rinasce, fedeltà capace sempre di nuovo di creatività ed innovazione. Fedeltà è sinonimo di innovazione, Zamagni ce lo può insegnare. E infine, passione. Passione tra tutti condivisa e, se permettete, passione inquieta. Perché se è quieta non è più passione, è sedersi. Passione inquieta che ci inviti a essere pronti a che cosa? A pagare di persona, insieme, con gli occhi, il cuore e la mente puntati su quanti, e sono tanti, e sono sempre, in ogni caso, troppi, ci chiedono, anzi esigono da noi, un significativo salto di qualità nel nostro stile di vita, nel nostro stile di pensiero, nel nostro stile di azione. Concludo con una frase in latino, ma la traduco poi subito, non la lascio lì. Non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo divinum est. È una frase che
è stata scritta da un autore anonimo in memoria di Sant'Ignazio di Loyola. E quando l'ho letto la prima volta, perché è una frase che piace molto a Papa Francesco, mi è piaciuta anche molto a me, e mi pare si possa adattare al momento che viviamo come Sofia. La traduco con un pizzico di libertà che spero l'anonimo autore possa apprezzare, data la circostanza, quindi l'adatto un po'. La rileggo in latino, così forse la imparate, ma poi non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo divinum est, e cioè non aver paura mai di levare lo sguardo verso gli orizzonti più vasti e tuttavia sapersi piegare con umiltà nella cura delle cose più piccole. Questo è divino. In questo spirito dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2017-2018. Grazie. Ringraziamo allora con queste immagini che ci hanno fatto ripercorrere i primi 10 anni della vita di Sofia e continuiamo allora, si diceva prima, con questo spazio di dialogo che abbiamo voluto intitolare Abitare la frontiera con Sofia. Vorremmo utilizzare questo tempo proprio per guardare avanti e interrogarci sul ruolo che la cultura dell'unità ha di fronte alle sfide globali.
sfide della Chiesa, sfide dell'umanità, polarizzazioni, globalizzazione, mondo del lavoro, mondo della cultura. Ecco, e lo facciamo con degli ospiti che in realtà non avrebbero bisogno di presentazione, ma ci troviamo a Loppiano, un luogo che ha un turnover continuo di persone che provengono da tutto il mondo, quindi vorremmo dire qualche parola su ciascuno. Allora inizierei invitando qui sul palco accanto a me Sua Eccellenza Monsignor Zani, l'abbiamo salutato già prima. Ecco qua, è segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica, ma vorremmo collocare appunto i nostri ospiti nella storia di Sofia, quindi dare la particolare voce, prego, la particolare voce curricolare che hanno. Monsignor Zani è sostenitore, costruttore, no, possiamo dirlo, fin dalla prima ora del progetto culturale di Sofia. E fin da quel 7 dicembre 2007, vorrei pregare la regia di mandare quelle due immagini che abbiamo cercato ieri. Ecco qua, qui la vediamo, Monsignor Zani che saluta Chiara Lubich nella sua casa, appunto dicevamo 7 dicembre 2007, quando ha avuto, poi ce n'è un'altra di immagini, ecco, immagino la gioia e l'onore di leggere e consegnare a Chiara il decreto di erezione di Sofia, no? Riconosciamo in piedi il preside, il professor Piero Coda, poi c'è Giuseppe Zanghi, Alba Sgariglia, chi c'è, Giudi Povilus, solo per citare alcuni. Penso che sia un momento che non si dimentica facilmente, anche perché Chiara, pochi mesi dopo, il 14 marzo dell'anno successivo, ci ha lasciato, quindi Sofia è l'ultima fondazione che Chiara ha fatto, appunto, e quella che riguarda la trasmissione del carisma d'unità in forma di cultura. Bene, chiamerei poi sul palco il professor Stefano Zamani, eccolo qua in prima fila. Benvenuto professore. Benvenuto. Sì, prego. Benissimo, no. Professor Zamani è economista dell'Università di Bologna, uno dei fondatori della Scuola di Economia Civile, ma anche lui ha una voce curricolare che è sua e di nessun altro. E faccio riferimento a quella, possiamo dire, professore, ormai famosa lettera, se non sbaglio, dell'estate 2005. Lettera Galeotta, possiamo dirlo. E ha fatto sì, è una lettera a Chiara Lubich, è una lettera che il professore ha scritto a Chiara, ha fatto sì che Chiara cogliesse, possiamo dire con lucidità, che i tempi erano ormai maturi per dare concretezza a quell'ispirazione che di fatto era già radicata nel suo carisma. Dar vita ad un centro accademico dove l'unità diventasse pensiero, ricerca, vita. Bene, poi gli ultimi due ospiti, allora la dottoressa Renata Simon e il dottor Francisco Canzani, che sono consiglieri per la cultura e gli studi del Movimento dei Focolari. Benvenuti anche a voi. Prego. Renata Simon e Francisco Canzani hanno seguito e seguono scrupolosamente gli sviluppi di Sofia e costituiscono quel filo diretto con il centro del Movimento dei Focolari che sostiene l'Istituto Universitario Sofia. Grazie di essere con noi. Dicevamo allora che abbiamo voluto dare come titolo Abitare la frontiera. Il cambiamento d'epoca che è in corso è sempre stato al centro, direi, degli studi e della riflessione di Sofia fin dal suo inizio. Ma non solo, direi molto di più. Direi che Sofia non si limita ad un'analisi della realtà, punta proprio alla ricerca della verità sulla realtà e sulle sue sfide. È uscito recentemente, non so se avete avuto modo di vederlo, un volume molto interessante a cura di Padre Spadaro, che si intitola E adesso fate le vostre domande, sottotitolo Conversazioni sulla Chiesa e sul mondo di domani. È una raccolta di interviste a Papa Francesco che raccoglie, diciamo, le sue parole in varie occasioni, ma colpito perché ce ne sono moltissime sui temi della formazione, dell'educazione e dell'università. Una in particolare volevo citare per accingermi a fare la prima domanda a Monsignor Zani. Il Papa, un gruppo di gesuiti polacchi l'anno scorso, era in Polonia in occasione della GMG, dice
Se l'università diviene semplicemente un'accademia di nozioni, una fabbrica di professionisti, o nella sua struttura prevale una mentalità centrata sugli affari, allora è davvero fuori strada. Occorre rischiare sulla verità e non sulle verità chiuse che nessuno discute. La verità dell'incontro con le persone è aperta e richiede di lasciarsi interpellare davvero dalla realtà. Dunque, Monsignor Zani, dicevamo, ha accompagnato la nascita e lo sviluppo di Sophia fin dalla nascita. Cosa sono stati questi 10 anni, questi primi 10 anni di Sophia per la Chiesa? E cosa saranno, cosa si aspetta la Chiesa da Sophia? Buonasera a tutti, prima di tutto. E un saluto alla Vice Gran Cancelliere e a tutti quanti, al Preside e soprattutto, oltre che ai docenti, agli studenti. Da parte anche del Cardinale Giuseppe Versaldi, il prefetto del nostro Dicastero, che mi ha incaricato proprio di portare i suoi saluti, oggi impegnato altrove. È un po' una sorpresa questo, perché io avevo preparato un altro tipo di riflessione e poi giustamente invece bisogna fare un dialogo più familiare, diciamo, no? E, sì, questa fotografia è il segno di un'esperienza che ho vissuto personalmente a partire da quando Chiara ha cominciato a, dopo la lettera provocatrice del professor Stefano Zamagni, a tirare un po' i remi in barca e dire: ma la facciamo o non la facciamo questa università? E qui era la domanda: ma come la facciamo? Su quale modello? Su quale tipo? Secondo le università civili o secondo le università ecclesiastiche? È una delle domande. C'è teologia, ci sono tante discipline, no? E ricordo di avere partecipato ai primi incontri dove si dibatteva sulla formula, l'impostazione, ma eravamo un po' fuori strada, penso, perché stando in contatto con Chiara si sentiva che Chiara era molto oltre i nostri piccoli pensieri che dicevamo così tra di noi, con la conoscenza che abbiamo noi delle norme, delle disposizioni. Io in modo particolare lavoravo già alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, quindi il nostro punto di riferimento era la Costituzione Apostolica Sapientia Cristiana, perché è la norma, è la base delle regole in base alle quali si costruisce, si formula, si dà il profilo di una istituzione. E quindi c'era da una parte il carisma che spingeva oltre gli schemi, dall'altra parte bisognava usare le leggi, le norme, vedere come canalizzare, dare un contenitore a tutta questa ricchezza. E quindi io ricordo che in congregazione abbiamo fatto uno sforzo enorme dopo gli incontri fatti con il nostro prefetto di allora, canonista, di quelli molto proprio solidi dal punto di vista delle norme, quindi abbastanza inquadrato, e io pensavo che sarebbe stato molto difficile approvare una istituzione secondo l'impostazione, le norme, la nostra prassi, perché poi dobbiamo un po' controllare e accompagnare. E invece devo dire che il prefetto di allora ci ha molto sorpresi, ci ha riunito e ci ha detto: no, qui dobbiamo fare una cosa nuova, però bisognava agganciarla da qualche parte. E vorrei ricordare che abbiamo letto un passaggio nella Sapientia Cristiana molto interessante, che dice che il nostro è il compito di stabilire le leggi necessarie per gli studi, sia fare questo perché venga lasciata una giusta libertà per poter introdurre negli statuti propri delle singole facoltà ulteriori specificazioni, ecco un'apertura, ulteriori specificazioni tenuto conto delle diverse circostanze, in modo che non venga coartato il legittimo progresso degli studi accademici. Eravamo proprio nel campo giusto, c'era una novità, bisognava far progredire le norme e quindi il nostro prefetto ha detto: approviamo in modo del tutto nuovo
questa proposta secondo norme che vanno costruite, cucire un vestito nuovo su ciò che ci viene proposto. Devo dire che io lavoro lì da 15 anni, è stata forse l'esperienza più stimolante, più significativa questa, cioè di una proposta forte di vita, di novità, di prospettiva carismatica e dall'altra parte l'obbligo da parte della Chiesa di accettare, accogliere e di riformulare, di rivedere le norme perché non si può soffocare lo spirito nuovo. E quindi questa è stata una grande esperienza personale. Certo, dopo 10 anni diciamo che abbiamo accompagnato l'esperienza stimolando, dando suggerimenti, valutando, perché abbiamo anche il compito di valutare le istituzioni. E diciamo che il punto di riferimento fondamentale per noi è lo statuto. Gli statuti sono quelli che fissano i punti forti, alcuni dei quali sono stati prima esplicitati anche dal preside, cioè si guarda avanti ma si hanno i piedi per terra. I piedi per terra sono gli statuti che già in un certo senso prevedono degli sviluppi ulteriori. Poi è la vita che li deve sviluppare. E a me pare che veramente questa idea forza della cultura dell'unità, che è lo spirito di tutto lo statuto, oggi è ancora nuovo, nuovissimo, è ancora tutto da indagare in un certo senso. E ci sembra veramente originale perché corrisponde a quello che viviamo nella Chiesa. La Sapienza Cristiana, la Costituzione degli studi, è del 1979 e ha in sé tutto lo spirito del Concilio. Poi ha tutto lo spirito dell'Evangelii Nuntiandi di Paolo VI. Ma poi anche la Novum Millennium Ineunt, che è venuta dopo, si rispecchia in questo documento fondamentale per noi. E oggi gli interventi di Papa Francesco in tema di cultura, di dialogo, di incontro, ancora di più, diciamo, spingono in questa direzione. Per cui mi sembra di vedere che gli statuti sono moderni, aperti, l'esperienza è stata costruita in questi anni, è possibile un'evoluzione e l'evoluzione in questo momento deve andare a braccetto con quello che ci chiede il Magistero della Chiesa. Io lo dico dal punto di vista della Congregazione per l'Educazione Cattolica, cioè la riforma della Chiesa deve passare anche nel campo degli studi e gli studi devono essere lo strumento per sviluppare questa cultura del dialogo. Non sto qui a leggere perché io sono andato veramente ad analizzare tutti gli statuti per venire qui, dico, ma voglio leggerli e vedere che cosa c'è scritto in questi statuti. E ho trovato 3 frasi che mi sembrano davvero i tre passaggi, diciamo, che costituiscono anche dei filoni di ulteriore sviluppo. Il primo è appunto quello che si diceva appunto, la cultura dell'unità. Dice la premessa degli statuti che questa struttura si impegna a costruire ponti di incontro e luoghi di comunione tra le persone, i popoli e le culture. C'è un'affermazione molto forte nella Evangelii Gaudium sulla cultura da parte di Papa Francesco, che ve la leggo perché è ricchissima e mi sembra veramente interessante. Dice, il popolo di Dio si incarna nei popoli della terra, ciascuno dei quali ha una propria cultura. La cultura comprende la totalità della vita di un popolo, non è solo pensiero, la vita di un popolo. L'essere umano è sempre culturalmente situato, contestualizzato. Natura e cultura sono quanto mai strettamente connesse. La grazia suppone la cultura e il dono di Dio si incarna nella cultura di chi lo riceve. Quando io ho letto questa frase ho detto, ma veramente Sofia è stata creata dallo Spirito Santo, perché mi sembra che veramente questa cultura dell'unità offre lo strumento principe per realizzare questo concetto di cultura che prende dentro la vita, il pensiero, l'esperienza, il progresso, l'apertura, il dialogo, eccetera. Quindi il primo principio che dà anche un futuro
un presente e un futuro all'Istituto Sofia è appunto questo. Il secondo è quello del dialogo. Mi sembra molto importante anche quello che veniva detto prima, il tema del dialogo che è scritto proprio anche negli statuti e dice l'articolo 2 che l'Istituto si impegna a considerare alla luce della rivelazione cristiana i nuovi problemi che sorgono e presentarla agli uomini e alle donne del tempo proprio in dialogo con le diverse culture. C'è ancora la cultura, ma dentro la cultura bisogna costruire rapporti, relazioni e dialoghi. E quindi qui vedo anche il cammino che già ha fatto e sta facendo Sofia, soprattutto con la creazione di questi due elementi nuovi, e cioè il Centro Evangelii Gaudium e il Sofia Global Studies che avete inaugurato oggi, cioè là per il dialogo con la Chiesa, le religioni, la comunità cristiana e il dialogo con il mondo, con la cultura, con la politica, con la società. Mi sembra veramente una prospettiva molto importante. E l'ultima prospettiva che io vedo molto positiva, l'ultimo elemento di novità e quindi di apertura sul futuro, è il tema del servizio che già il preside ha ricordato prima, perché anche qui dice sempre l'articolo 3 che gli statuti appunto indicano tra le finalità l'impegno di innervare della luce, del carisma, dell'unità le molteplici dimensioni dell'uomo per contribuire all'edificazione della civiltà nuova dell'amore attraverso la crescita integrale della persona e della società. Mi sembra che questo terzo aspetto risponda alle realtà che viviamo oggi, soprattutto l'evoluzione della vita accademica, della vita universitaria, si sottolinea sempre di più la terza dimensione dell'università, cioè l'universus, l'università deve aprirsi al di fuori di se stessa, a recepire le provocazioni che vengono dalla vita esterna, dalla società, e deve saper offrire delle risposte. Credo che in questo senso Sofia è un istituto tra i più originali che abbiamo tra le 500 facoltà ecclesiastiche nel mondo. Credo che sia il più originale, nel senso proprio di questo aspetto carismatico che è stato fortemente sottolineato prima, ma sia anche quello che, pur essendo l'ultimo, uno degli ultimi nati, ha un coraggio estremo di creare relazioni, di aprirsi a proposte nuove, che magari altre facoltà che hanno una storia più lunga, forse perché sono appesantite da questa storia, non hanno il coraggio o il rischio no, di buttarsi a percorrere queste vie nuove. Nell'augurare ad multos annos, auguro appunto che si continui a camminare su tutte le vie che sono state indicate, ma dal nostro punto di vista mi sembra che queste tre vie, cultura dell'unità, il dialogo e il servizio, siano quelle che innestano l'Istituto Sofia con la sua originalità e specificità nel framework delle istituzioni accademiche ecclesiastiche che operano in tutto il mondo. Grazie. Grazie Monsignor Zani per il richiamo così forte alla novità, quindi di Sofia, e grazie anche per l'elasticità con cui si è prestato proprio a rispondere alle nostre domande. Bene, professor Zamani, allora, nelle nostre università di massa non si dà più una vera educazione alle nuove generazioni. Sono andata a cercare alcuni passaggi della famosa lettera del 2005, poi in un altro passo lei scriveva Chiara, che la incoraggiava a dar vita ad un progetto universitario che può e deve diventare un pilastro importante nella costruzione della civiltà dell'amore, e proseguiva. Direi che la cultura che cerca di promuovere Sofia guarda ad un mondo che potremmo dire un mondo interdipendente, che in un certo senso è un po' l'esatto contrario del panorama che ci propongono i media, la politica, e che si interroga sui confini. Appunto, che cosa intendiamo per confini? Nell'accezione latina limen o limes? Limen come soglia, quindi oltre la quale guardare un orizzonte inedito, o barriera, steccato, chiusura, limes? Io devo dire la verità che quando penso a limen, alla prima accezione, penso a Sofia.
Penso a Sofia perché un po' lo diceva prima Maria Voce, diceva propone traguardi esigenti e si chiedeva addirittura se non fossero troppo arditi. Bene, la mia domanda per lei è proprio sullo sguardo, allora. Fin dove deve guardare Sofia oggi e fin dove può e deve arrivare lo sguardo e l'azione della cultura dell'unità oggi? Domanda molto facile questa. Molto facile. Grazie molto per l'invito che mi è stato rivolto da Piero Coda, che ho accolto con vero piacere, e desidero subito complimentarmi per aver scelto il titolo di questa tavola rotonda, Abitare la frontiera, perché la frontiera è diversa dal confine, perché il confine chiude, la frontiera apre. Il confine è una linea di demarcazione che distingue chi è dentro e chi è fuori, non così la frontiera, perché la frontiera invece è un luogo, uno spazio, un luogo di transito in cui si fa l'esperienza del mutamento. Quindi se noi vogliamo guardare avanti, dobbiamo avere in mente la metafora della frontiera, non quella del confine. Il confine è un'eredità del passato che è bene, della quale è bene che ci si liberi. Detto questo, cerco allora di rispondere alla domanda intrigante, provocante della nostra moderatrice in questa maniera. Come sappiamo, ogni organizzazione, quale che essa sia, quindi anche un'università, è caratterizzata da tre pilastri. Uno è il fine, quello che in greco i greci chiamavano il telos. Il telos, il fine, è la ragion d'essere di una organizzazione. Il secondo pilastro è la missione e il terzo è l'identità. A volte noi confondiamo, ma facciamo male, perché con riferimento all'università il fine è uguale sostanzialmente per tutti i tipi di università, perché il fine è la formazione dello studente e formare nello studente un habitus mentale integrale. Sostanzialmente questo vuol dire mai separare la ricerca dall'insegnamento, perché i due sono come le due facce della stessa medaglia. I latini un tempo si diceva ubi magister dum querit docet, cioè dove c'è il maestro mentre ricerca. Però attenzione, ricercare non vuol dire trovare le risposte, ma porre le domande, perché in latino dum querit vuol dire porre le domande giuste, perché se le domande sono giuste la risposta prima o poi, presto o tardi, arriverà. Quindi il fine è questo ciò che definisce l'università. A questo proposito ci sono dei rischi nella società d'oggi, ad esempio in America si tende a distinguere tra research university and teaching universities, cioè università di ricerca e università di insegnamento. Questo vuol dire distruggere l'università, perché nel momento in cui noi separiamo la ricerca dall'insegnamento usciamo fuori dall'orizzonte, ma speriamo che questo non si attivi. Cos'è invece la missione? La missione dice del modo in cui quella certa organizzazione pensa e cerca di raggiungere il fine. Quindi la missione è quello che i greci chiamavano il metodos. Metodos in greco indica la via che conduce ad un obiettivo. E quindi la scelta del modo, cioè del metodos, non è una scelta tecnica, ma sempre postula un giudizio di valore. Molti pensano che invece sbagliano, che sia una scelta dettata dalle condizioni tecniche. Niente affatto. E infine cos'è l'identità? L'identità dice quali sono le regole di governance, cioè del governo interno di quell'organismo. Ebbene, è sulla missione e sull'identità che noi vediamo la differenza tra diversi tipi di università. Ad esempio, tra università cattoliche in senso ampio e le altre università, vogliamo chiamarle civili e così via. E su quello che noi dobbiamo fissare l'attenzione. Perché se invece occupiamo le nostre energie a discutere del fine, è chiaro che non ci sarà mai uno specifico. A me sembra, e questa è la mia tesi, che Sofia, l'università, sia un unicum nel panorama delle variegate plurime università cattoliche a livello mondiale. Monsignor Zani lo sa quante sono, lui me lo ricorda sempre, e cioè quello di essere riuscita fino ad ora, in questi primi 10 anni, sono certo che lo rafforzerà nel prossimo futuro, a
prendere sul serio la sfida che viene dalla Ex Corde Ecclesiae, che è un po' la Magna Carta delle Università Cattoliche, pubblicato nel 1990. Cosa dice questo documento molto bello? Fu Giovanni Paolo II a volerlo. Che, primo, l'unità della conoscenza. Ecco perché prima si diceva transdisciplinarità, che è molto di più della interdisciplinare. Interdisciplinare vuol dire il confronto, inter vuol dire tra. Transdisciplinare vuol dire che ogni disciplina deve trasmettere qualcosa all'altra disciplina. Ora, mentre l'interdisciplinarità va bene, ma è molto facile, ve lo assicuro io. Io dico quello che la mia disciplina che coltivo, in questo caso l'economia, dice su un certo problema, tu mi dici quello che è la tua disciplina e poi forse si può trovare qualche punto di raccordo. Ma la transdisciplinarità è la vera sfida, perché io devo trasferire all'altra disciplina quello che io ritengo essere il nucleo fondativo della mia disciplina. Ah, ecco. È entrato, si sta accomodando Sua Eminenza Monsignor Bettori, che è arrivato ora, la salutiamo e sappiamo che non è dipeso da lei. Grazie per essere arrivato. E l'altro punto pilastro, che è il documento che ho citato, Ex Corde Ecclesiae, è la complementarietà tra fede e ragione. E noi vediamo, le università cattoliche nel mondo sono tante, però se facciamo un'analisi rigorosa, non sempre questi due principi, quello che è l'unità della conoscenza, che si realizza attraverso la trasmissione reciproca delle conoscenze, transdisciplinarità, e la complementarietà tra fede e ragione vengono attuati. Molto spesso ci si limita a definire cattolico un'università che aggiunge una disciplina come può essere la dottrina sociale della Chiesa. Ma questo è riduzionismo puro. Un'università non si definisce cattolica perché accanto a tante discipline come hanno le altre università aggiunge anche una disciplina che ha, può essere teologia oppure dottrina sociale della Chiesa. Ma io ritengo che si possa argomentare che Sofia in questi 10 anni ha saputo, ovviamente nei limiti imposti dalle circostanze, a dare concreta testimonianza che i due principi della Ex Corde Ecclesiae è possibile che vengano realizzati. E allora, se questa è in un certo senso l'argomento di fondo, quali sono, come la domanda della moderatrice mi invitava a fare, guardando al prossimo decennio e al prossimo cinquantennio, eccetera, le sfide che una istituzione accademica come questa di Sofia deve raccogliere e possibilmente vincere? Mi limito ad alcuni per ragioni di tempo. La prima ha a che vedere con la famosa dichiarazione di Lisbona. La dichiarazione di Lisbona venne approvata nel 2007, proprio quando nacque Sofia. Mi sono portato il testo per non sbagliare. Il titolo è Le università europee oltre il 2010. Sentite cosa si legge. Compito principale dell'università è quello di preparare i cittadini europei per la società della conoscenza, in cui lo sviluppo sociale e culturale dipendono dalla disseminazione di competenze attraverso l'istruzione teorica e una formazione di tipo più professionale. Questa dichiarazione verrà poi perfezionata dalla Banca Mondiale 3 anni dopo, il cui senso è sostanzialmente questo. Le università esistono per soddisfare le esigenze di un mercato diventato globale, la globalizzazione, e per favorire in questo modo l'inserimento lavorativo e professionale dei giovani che ne escono. E voi capite subito l'implicazione, perché per raggiungere questo l'università deve, la ricerca diventa una gara di tipo posizionale e quindi l'insegnamento diventa non più un'attività di tipo cooperativo, ma di tipo competitivo. Voi sapete che oggi si parla di cooperative learning, l'apprendimento cooperativo, e noi sappiamo che la modalità cooperativa è molto più efficace
per far apprendere e per sviluppare i talenti delle persone, dei giovani in particolare. Ma non si vuole questo, perché l'università deve addestrare alla competizione di tipo posizionale, che è un termine un pochino tecnico, ma vuol dire che chi vince prende tutto e chi perde perde tutto. Chi arriva secondo è eliminato dalla gara, perché così si dice, il principio di verità incarnato dal mercato esige questo. Voi capite che questa è una sfida grossissima ed è un rischio notevolissimo. Io sono certo che Sofia non cadrà, anzi, dimostrerà esattamente il contrario. L'altra implicazione della dichiarazione che ho citato è che l'università non deve educare, deve istruire, deve formare. E voi sapete che l'educazione è il processo diametralmente opposto alla istruzione. Istruire vuol dire mettere dentro, educare, educere vuol dire tirar fuori. Ed è chiaro che se un'università viene, all'università viene meno la funzione educante, è ovvio che questo vuol dire che il rapporto di relazionalità che sempre si instaura tra docenti e studenti tra di loro viene a mancare. Questa quindi è una prima sfida. La seconda sfida è quella che riguarda, ma su questo io ovviamente ho meno titolo per dire rispetto ad altri qui presenti, il problema epistemologico di Dio. Cioè dire, se la prospettiva di Dio deve o no trovare spazio nella produzione del sapere. Ma non tanto a livello, come dire, di fede. Uno, c'è chi dice, se tu vuoi tenerti la tua fede, libero, ma a livello epistemico. Cioè, epistemologia è quella parte della filosofia della scienza che dice come si costruisce il sapere. E oggi noi sappiamo che c'è la tendenza dominante nel cosiddetto paradigma post-umanista. E cioè che la natura umana non è più qualcosa di definito dalla natura, ma è definito dalla cultura. Allora, di fronte a una sfida di questo tipo, il cristiano non può, o anche il portatore di altre religioni e di altre fedi religiose, non può limitarsi a dire non sono d'accordo. Troppo facile dire così. Bisogna sapere argomentare e controargomentare. E per controargomentare ci vogliono dei luoghi, che sono appunto universitari, le università, dove una capacità di controargomentazione viene sviluppata in maniera adeguata. Diversamente non ci strapperemo le vesti, ci lamenteremo che l'altra forma di pensiero diventa dominante, ma non avremo fatto tutto quello che era il nostro, direi, possibilità di fare. Infine c'è una terza sfida di cui mi piace dire brevemente, quella che riguarda il passaggio da prima dalla società industriale alla società post-industriale e ora, in questi ultimissimi anni, alla cosiddetta società post-sociale. Un termine che ancora non circola in Italia, ma vedrete che fra un po' arriverà, perché viene fuori. Cioè, il passaggio dalla società industriale a quella post-industriale l'abbiamo in qualche modo assimilato, digerito. La società industriale, la produzione prevale sul consumo. Nella società post-industriale è il consumo che prevale sulla produzione, ecco i fenomeni di neoconsumismo, eccetera, ma entrambi i due tipi di società hanno un elemento in comune, e cioè il riferimento a quel principio che è appunto la solidarietà, declinata in maniera diversa nella fase della società industriale rispetto a quella della società post-industriale, però il principio rimane lo stesso. Qual è invece la cifra che connota di sé la società post-sociale? Quella di affermare quella ideologia, perché di ideologia si tratta, dell'individualismo libertario. E voi capite che dentro l'orizzonte dell'individualismo libertario non si può parlare di solidarietà, cioè non c'è spazio per un concetto come quello di solidarietà. Ora, questa direi tendenza, che è quella che ha facilitato l'affermazione del paradigma del postumanesimo, si è affermata dentro le università, soprattutto in ambiente anglosassone. Dobbiamo sapere, non sono venute queste cose, idee a qualcuno di altri mondi vitali, eccetera. Ecco allora perché una sfida che un'università come Sofia deve saper raccogliere e vincere è quella invece di mostrare che la società post-sociale
non è solo post-sociale, è una società che distrugge se stessa, perché dentro l'orizzonte dell'individualismo libertario non è possibile realizzare alcun, e quindi cade coloro che affermano questa posizione in vere e proprie contraddizioni di tipo pragmatico. Allora io voglio chiudere, però per chiudermi sono portato un brano che dice di un racconto mitologico che ci è stato trasmesso dallo storiografo romano Igino nel suo libro Fabulorum Liber. È un racconto mitologico che a mio modo di vedere bene rappresenta la situazione di Sofia, la sua essenza, e quindi dice meglio forse di tante altre argomentazioni quello che mi fa pensare che il futuro di Sofia sarà un suo futuro ancora più roseo di quello che si è realizzato nel primo decennio. E la storia, il racconto mitologico è questo. Cioè Cura dà forma all'essere umano plasmandolo con del fango. Giove, invitato da Cura a infondere lo spirito al suo pezzo di Creta, volle imporre il suo nome, ma Terra intervenne reclamando che venisse attribuito a questa creatura il proprio nome, perché aveva dato ad essa parte del proprio corpo. Saturno, eletto a giudice, decise allora che questa creatura si sarebbe chiamata Homo, da humus, fango, che Giove avrebbe avuto lo spirito al momento della morte, mentre Terra ne avrebbe ricevuto il corpo, ma Cura lo avrebbe posseduto per tutta la vita, perché per prima gli aveva dato forma. Cura dà forma al fango e così facendo gli conferisce la dignità umana. Ecco, a me piace pensare a Sofia come Cura, nel secolo C maiuscolo, che dà all'idea di università e quel senso di novità che serve a preservarne la missione, come ho cercato di dire poc'anzi, e soprattutto di rafforzarne l'identità. Perché come Mahler ci ha insegnato, la tradizione non è la conservazione delle ceneri, ma la salvaguardia del fuoco. Grazie. Grazie, grazie professor Zamagni. Quindi vediamo che questo carattere di novità sta emergendo sempre di più e appunto tra le caratteristiche di novità di Sofia c'è che emerge da un orizzonte spirituale che ha casa nella spiritualità e nel carisma del movimento dei focolari. Ecco, siamo qui appunto con Renata Simone e Francisco Canzani, un orizzonte che è ampio, un orizzonte che guarda alla famiglia umana, un orizzonte che ha bisogno della cultura per incarnarsi, un carisma ha bisogno della cultura per incarnarsi, ecco. Cultura che appunto è studiata e ricercata, diciamo qui, ormai da 10 anni a Sofia. Anche l'Assemblea Generale del Movimento dei Focolari, l'ultima Assemblea Generale, ha messo un forte accento, no, sugli studi, sulla ricerca. Allora vorrei chiedervi, da questo particolare punto prospettico che è appunto il carisma di Chiara Lubich del Movimento dei Focolari, allora qual è il contributo specifico di Sofia all'interno del disegno carismatico dei Focolari? Renata Simon. Vorrei dire che in sintesi si gioca il futuro del nostro carisma con Sofia, perché un carisma senza cultura è destinato a morire. Perciò, naturalmente, Sofia non è l'unica agenzia culturale che si è sviluppata negli anni nel seno dell'opera. Chiara Lubich ne ha fondato parecchie, ma comunque è quella più avanzata e perciò voglio dire che si gioca davvero il futuro del carisma con lo sviluppo o meno di questa università. E questo mi sembra molto, molto importante e credo che la coscienza di questo, di questa realtà, deve alimentare tutti i nostri sforzi per investire in questa ultima creatura che Chiara Lubich ha voluto fondare.
E come sappiamo, il carisma dell'unità donato a Chiara aveva sin dagli inizi una grande forza propulsiva, straordinaria si potrebbe dire, e ricordo quel momento quando Chiara con il primo gruppo di focolarine, prendendo spunto da uno salmo che diceva: chiedi a me e ti darò in eredità tutte le genti fino agli ultimi confini della terra, credettero e chiesero con fede di arrivare fino agli ultimi confini della terra. E il cammino di storia del movimento ha proprio dimostrato che questa fede è stata premiata in certo senso. Nel momento che sta attraversando anche la nostra opera, si avverte di nuovo questa forza propulsiva che si spinge a esplorare nuovi orizzonti e arrivare anche in terre ancora non toccate da questo carisma. Senz'altro, ogni carisma si può dire che è un dono di luce dello Spirito Santo. È un dono di luce. E come della luce fisica, come la luce fisica ha bisogno della materia anche per farsi riconoscere, farsi vedere, per esempio il cosmo è buio, come sappiamo, finché i raggi del sole non trovano una qualsiasi particella di materia sulla quale riflettersi. Così anche la luce di un carisma ha bisogno, per essere percepita, di una sua materia che la riflette e nella quale penetra, alla quale dona colore. E questa è poi la vita dell'uomo, la cultura. Ebbene, Sofia praticamente rappresenta in questa immagine un luogo dove questa luce si fa vedere. E questo è molto importante, perché è un luogo che dona visibilità a questo carisma. E senza questa visibilità anche non sarà percepibile, perché l'uomo ha bisogno di vedere. In quanto luogo di frontiera, come si è detto, mi sembra che Sofia c'ha proprio anche una missione speciale. Chi stamattina ha avuto la possibilità di seguire questa anche inaugurazione del nuovo centro di Global Studies si meravigliava quale apertura, quale dimensione ha acquistato questo centro e con quale visione persone adesso cristiane, cattoliche e musulmane presenti guardavano alla cultura e alla fede e definivano anche definivano la cultura non come uno spazio di potere, ma qualcosa da abitare insieme, qualcosa da condividere, qualcosa dal quale trarre ispirazione insieme. E senz'altro questa cultura che Sofia vuole promuovere non è una cultura di monopolio o neanche una cultura eurocentrica, ma una che si mette in servizio a tutte le altre culture esistenti nel mondo e in uno spirito veramente di fraternità accoglie le culture e le considera fratelli e sorelle, perciò allo stesso piano di dignità culturale. E questo senz'altro produrrà, dico, una frontiera di cultura che è grande come il mondo intero. E perciò anche voglio esprimere la mia gratitudine a tutti quelli che nel corso di questi 10 anni
hanno investito passione, forze, la propria vita nel portare avanti questa istituzione, perché senza questo impegno veramente con passione e con il dono proprio di tutto quello che questi fondatori, questi pionieri direi di questa università hanno dato, no, Sofia non sarebbe al punto al quale si trova oggi. E perciò anche voglio ringraziare tutti quelli, anche qui il corpo dei professori, iniziando dal preside Monsignor Coda, per aver dato tutti se stessi e con passione nella realizzazione di questo sogno, che era l'ultimo sogno di Chiara Lubich, di incarnare in questa università questo carisma dell'unità. Grazie, ringraziamo Renata Simon. Torniamo e concludiamo col nostro tema principe sulla frontiera, no? Anche Renata adesso le richiamava. Utunum sint, potremmo dire la parola sintesi del carisma dell'unità, che tutti siano uno. Quindi le frontiere sono davanti ai nostri occhi. Ecco, Sofia, come contribuisce appunto a superare, a varcare queste frontiere che il carisma dell'unità si trova davanti nel mondo, nelle culture, come prima accennavamo? Sì, grazie Stefania. Questa è una domanda completamente fuori anche delle previsioni originarie, però ma cerco di rispondere. A me è sempre impressionato molto un testo mistico di Chiara Lubich dell'anno 49, dove lei fa un'affermazione ardita e semplice simultaneamente. Dice: Dio in Gesù raggiunge ogni uomo nel posto dove si trova. Nel posto dove si trova. E mi sono ricordato di questa frase, diciamo, ricevendo questo suggerimento, questa sollecitazione del titolo di Abitare la frontiera. La frontiera, sì, è uno spazio oggettivo, cioè che ha un valore per tutti, però è anche uno spazio molto personale, cioè noi siamo, ognuno di noi, in una frontiera diversa. E una frontiera dalla quale partiamo, Papa Francesco insiste su questo partire e riflettere dalle periferie, da questi luoghi dove effettivamente siamo e dove effettivamente troviamo le persone. E per quello io sento che nel movimento dei focolari, e soprattutto dopo l'Assemblea del 2014, no, con i suoi tre punti, alcuni si ricorderanno, uscire insieme opportunamente preparati, che poi ha ripreso Papa Francesco il 27 settembre, ritrovando l'assemblea del movimento, vi ricordate, contemplare, uscire, fare scuola. Non si può arrivare al posto dove ogni persona si trova senza la dovuta mediazione. E questa mediazione è sostanzialmente culturale, perché io non posso entrare in rapporto con un altro se non conosco il suo linguaggio, se non ho gli strumenti tecnici per rapportarmi con lui, se non posso portare a lui quell'espazio di consegna personale, non dico di soluzione ai suoi problemi, perché sempre con l'altro stabilisco un rapporto di reciprocità, sicuramente do qualcosa ma ricevo anche qualcosa. Quindi se io non ho gli strumenti tecnici, culturali per fare ciò, la trasformazione sociale non è possibile. E questo non è un pallino da latinoamericano, io sono latinoamericano e quindi il mio traguardo ultimo, io sempre penso alla trasformazione sociale. Però questo, ripeto, non è possibile e non c'è
incarnazione possibile del carisma dell'unità senza l'adeguata mediazione culturale. In questo senso Sofia abita una frontiera, che è quella dell'elaborazione culturale, quella della ricerca dell'insegnamento. Mi è piaciuto tantissimo l'intervento del professor Zamagni, perché non si possono separare queste due realtà, ricerca, insegnamento, insegnamento, ricerca. Diremo noi imparare ed insegnare, come ricorda la lingua ebraica, no? Imparare intensivamente vuol dire insegnare. Quindi questo percorso di ricerca e di insegnamento in vista della trasformazione sociale, dell'incarnazione, del dono che lo Spirito Santo ha dato a Chiara Lubich e che non l'ha dato per noi semplicemente per vivere meglio, per essere persone moralmente più giuste, per fare dei percorsi personali di, non so, di miglioramento intellettuale e sede spirituale, se non che è stato dato per l'umanità, per la trasformazione dell'umanità, per la convivenza sociale. Sofia, in questo senso, offre anche al movimento dei focolari uno spazio di incontro, di coagulazione di tanti progetti che esistono al seno al movimento. Pensiamo oggi a Sofia Global Studies e tutti i percorsi di dialogo interreligioso che sono decennali nel movimento dei focolari, o la prossima cattedra di ecumenismo, o i percorsi sulla fraternità che in politica che Chiara sempre ha sentito tanto, o l'economia di comunione. A tutti questi progetti che il movimento dei focolari ha sviluppato e che fanno parte ormai di uno stile di vita, di una cultura propria, Sofia offre una casa degna, una casa che dà dignità accademica e che rende efficienti tutti questi progetti, efficienti ed incisivi, perché senza linguaggio, senza cultura, la spiritualità può diventare qualcosa di intimistico. E il passaggio da una spiritualità dell'unità a una cultura dell'unità, una cultura comprensibile a tutti, incisiva per tutti, in questo passaggio Sofia ha un ruolo determinante. Grazie Francisco Canzani. E concludiamo ringraziando i nostri ospiti, Monsignor Zani, Professor Zamagni, Renato e Francisco. Abbiamo indagato veramente i punti di novità, quindi punti di novità che aspettano Sofia, allora diciamo da questo decennio in poi. E vorrei a questo scopo ricordare le parole che una studentessa neolaureata qui a Sofia in Cultura dell'Unità mi ha detto. Abbiamo parlato prima di cura, era lei, professor Zamagni, no? Che citava a proposito, diceva, vedi, per me Sofia, a proposito di frontiere, dice, è stato un'esperienza come pormi sullo spartiacque, oppure come camminare in quota. Dice, pormi in questa prospettiva non è che non mi faceva vedere le difficoltà, i burroni, le piaghe della società, ma me la faceva guardare dall'alto, a proposito di cura. Diceva, un'esperienza che augurerei a tutti di fare. Grazie a voi e grazie per l'attenzione. Grazie veramente di cuore. Offriamo un omaggio anche agli illustri ospiti che ringraziamo di essere intervenuti con considerazioni così significative anche. Ecco, salutiamo nel frattempo anche l'imam della comunità islamica di Firenze, Elziri Zedin, che è qui fra noi. Siamo veramente felici. È
Ecco, saremmo contenti se potesse dare un saluto. Il preside particolarmente lo invita e noi siamo tutti concordi con lui. Sappiamo che ha avuto qualche problema sempre per queste difficoltà stradali. Ecco, a lei la parola. Buonasera a tutti. Ringrazio per questa possibilità di salutare tantissimi amici che ogni anno torno qui, torno a casa mia realmente. Questo anno torno con una veste diversa, non solo come l'imam di Firenze, non solo come presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, ma torno qui anche come un scritto, come studente di questa università. Per questo realmente quello che è stato detto, il linguaggio e la cultura. Credo tutti quanti noi abbiamo bisogno di imparare, di studiare sempre. Mai possiamo dire che abbiamo già imparato tutto. Perciò sono orgoglioso di essere un studente di questa università con il nostro delegato al dialogo interreligioso, il professor Babashmous, che abbiamo bisogno di studiare di più, abbiamo bisogno di dialogare di più, abbiamo bisogno di essere insieme una comunità, una società nuova. Grazie alla Sofia, grazie al Movimento per questa possibilità. Buonasera a tutti. Lo ringraziamo di cuore e ora l'attesa parola del Gran Cancelliere, Sua Eminenza Cardinal Giuseppe Bettori, che avevamo anticipato prima, aveva avuto un leggero ritardo, arcivescovo metropolita di Firenze dal 2008, presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana Toscana e membro della Congregazione per l'Educazione Cattolica e del Pontificio Consiglio per la Cultura. La ringraziamo anche per il suo costante sostegno a Sofia e l'ascoltiamo con profonda attenzione. Reintroduco questo saluto con due precisazioni. Ahimè, non sono qui con il ritardo da me voluto, ma quello che l'autostrada mi ha costretto a fare, perché è stato un grosso incidente senza vittime, ma si sono scontrati tra loro 4 auto articolati, bloccata tutta l'autostrada per 10 chilometri e più, per cui mi hanno dovuto far pazienza quasi 2 ore in autostrada per venire. Detto questo, la seconda cosa che credo debba dire è che forse io ripeterò cose già dette, ma penso che il ruolo istituzionale che io ricopro in Sofia faccia sì che le cose che risentirete da me possano, attraverso appunto il ruolo che rivesto, radicarsi istituzionalmente nell'istituto universitario e non semplicemente essere viste come iniziative proposte, ma come qualcosa che appartiene alla natura dell'istituto che io appunto come Gran Cancelliere sto qui a garantire. Allora, dette queste due premesse, illustre signore Presidente, Reverendo Monsignor Preside, Eccellenze, onorevoli autorità, stimati docenti, cari studenti, siamo qui convenuti in occasione di un anniversario tutto particolare per il nostro Istituto Universitario Sofia. 10 anni or sono, alla fondatrice e presidente dell'Opera di Maria, Chiara Lubich, a pochi mesi dalla fine del suo pellegrinaggio terreno, giunse una lettera da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica, qui autorevolmente rappresentata dal suo segretario, anche carissimo amico, possiamo svelare, no? qualche percorso di vita insieme, vero, Don Vincenzo? Quella lettera conteneva il decreto canonico di erezione di questo istituto, riconoscendo in tal modo l'ultima scintilla luminosa e creatrice del suo carisma in ambito accademico.
Al di là dell'indiscutibile portata culturale per il movimento dei focolari, la nascita dell'istituto si inseriva in questo modo nel solco della tradizione della Chiesa, dispiegando così l'impatto sociale che può determinare un particolare e personale dono di Dio, quello che lo Spirito aveva fatto a Chiara. Dall'esperienza della fede di questa ragazza trentina, accompagnata e sostenuta dalle sue prime compagne e primi compagni, è scaturita una nuova forma di intelligenza della fede, che col tempo ha percepito un intimo desiderio di essere comunicata alle nuove generazioni e prendere una forma appunto accademica. Il primo decennale ci offre come occasione al nostro istituto non soltanto per volgere lo sguardo verso le origini e scoprire in esse la ragione fondamentale della propria esistenza, come ho sentito ben illustrare negli interventi precedenti, ma anche per verificare se la fedeltà al carisma ispiratore sia costantemente determinata dal rispondere alle esigenze del presente, perché un carisma è tale quando sta nella vita e quindi nella storia. Si tratta di vivere quindi una fedeltà creativa, così ha scritto nel suo ultimo libro Jesús Morán, il copresidente dell'Opera di Maria. La fedeltà creativa chiede nell'oggi sia di fare gioiosa memoria di quanto di bello e di nuovo è avvenuto in questi anni, sia di attuare un'attenta e provocatrice verifica se ciò che ha mosso la fondazione carismatica dell'Istituto riesca a imbattersi nelle sfide del presente, una sfide che sono di natura ecclesiale e al tempo stesso sociale. Per la sfida ecclesiale consiste, alla luce della parola, nell'incarnare il messaggio dell'attuale magistero, in specie quello pontificio, per innervare e trasformare la realtà dentro e fuori dalla Chiesa. Non posso fare a meno di ricordare in questa sede, come Gran Cancelliere, due nuove esperienze sorte dall'ultima inaugurazione accademica, espressione entrambe del carisma dell'unità e del progetto del culturale dell'Istituto Universitario Sofia, che si inseriscono appunto in questa provocazione della sfida ecclesiale. La nascita del Centro di Formazione Evangelii Gaudium e l'istituzione della Cattedra Ecumenica Internazionale. Il Centro Evangelii Gaudium intende rispondere all'appello che il Santo Padre ha rivolto alla Chiesa italiana, convenuta a Firenze, proprio a Firenze, per il suo quinto convegno nazionale nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Un'iniziativa che vuole rispondere soprattutto alle esigenze della Chiesa, alle sfide della realtà odierna e dei luoghi in cui potersi esercitare in modo sinodale in uno stile del pensiero che sia veramente nuovo. L'istituzione della Cattedra Ecumenica Internazionale, in sinergia con il Patriarcato Ecumenico di Istanbul, è una preziosa opportunità per realizzare la cultura dell'incontro con vigore profetico proposta al nostro impegno da Papa Francesco. L'iniziativa accademica di grande significato culturale è nata in concomitanza con il conferimento da parte del nostro istituto del dottorato honoris causa in cultura dell'unità al patriarca ecumenico Bartolomeo I. In tale occasione ho avuto la gioia e l'onore di accogliere il patriarca a Firenze, presiedendo con lui i vespri solenni nella impareggiabile cornice del nostro battistero di San Giovanni. Nello scambio di saluti, il patriarca e io abbiamo insieme rimarcato la vocazione storica di Firenze, quale ideale ponte d'incontro tra Oriente e Occidente, come attestato dall'evento del Concilio che si celebrò in questa città nel XV secolo, con l'obiettivo di ripristinare l'unità tra i due polmoni della Chiesa di Cristo, evento che, pur non coronato nel prosieguo da una implementazione delle decisioni comunemente sottoscritte, però tanta positiva influenza ha esercitato, anzitutto sulla riflessione di fede, anche all'interno della Chiesa Cattolica, come pure sulla cultura, l'arte, lo sviluppo civile di Firenze, dell'Italia e dell'Europa.
La sfida sociale, invece, vede impegnato questo centro universitario in un'altra nuova esperienza accademica, la nascita del centro di formazione Global Studies, con la missione di promuovere e sostenere, in sintonia con il progetto formativo e il metodo accademico interdisciplinare e interculturale proprio dell'Istituto Sofia, la formazione e la ricerca riguardanti le relazioni, i cambiamenti e le prospettive che scaturiscono dai processi di mondializzazione nell'ambito delle scienze economiche, politiche, giuridiche, sociali, filosofiche e teologiche, come sapete qui si incontrano e si arricchiscono vicendevolmente. A fianco di questo centro, un altro tassello che compone il mosaico di questo anno accademico è l'istituzione dell'ormai consolidata cattedra in ontologia e razionalità scientifica che porta il nome dello scienziato Piero Pasolini, tra i primi compagni di Chiara Lubich, che con la sua ricerca di alta divulgazione scientifica ha testimoniato quell'integrazione sapienziale tra discipline scientifiche, filosofiche e teologiche tanto cara al nostro istituto universitario. Quindi quattro realtà nuove della nostra realtà di Sofia, che non vogliono essere però semplicemente quattro iniziative culturali, ma sono diversi ambiti in cui sperimentare esistenzialmente, sinodalmente, quella fedeltà creativa di cui si è parlato. Ecco, con il convinto auspicio che l'esperienza di questo primo decennale possa diventare sempre più criterio interpretativo dell'ispirazione accademica dell'Istituto Universitario Sofia, auguro a tutti, in particolare ovviamente ai docenti e agli studenti, un buon inizio d'anno accademico. Grazie veramente di cuore, Sua Eminenza. Voglio gradire un omaggio da parte di Sofia. Ecco. Grazie ancora. Il mondo è oggi percorso da particolarismi, da forze centrifughe di frammentazioni, da crisi profonde che riguardano la globalizzazione e più in generale i processi di integrazione nazionale e sovranazionali. Quasi controcorrente, a 10 anni dalla nascita, come si accennava anche prima, Sofia stamattina ha dato il via a un centro sui Global Studies per garantire uno spazio dove avanzare una riflessione accademica sulle trasformazioni globali e formare una nuova leadership capace di interpretare la complessità e agire per il dialogo e per la pace. Il forum di stamane ha visto la prolusione di Olivier Roy, che ha esplorato alcune delle prospettive legate alle trasformazioni globali, e al termine l'ambasciatore Pasquale Ferrara, che è presidente di Sofia Global Studies, ha formulato le considerazioni conclusive. Nel comitato scientifico sono presenti Léonce Beckermann, della cattedra Jean Monnet ad Personam, Fabio Petito, dell'Università di Sussex, Esther Salamanca, dell'Università di Valladolid, Adnan Mokrani, del PISAI di Roma, Annette Baloing-Pegmans, dell'Erasmus University di Rotterdam, e Roberto Catalano, del Centro Dialoghi Interreligioso del Movimento dei Focolari, oltre a Isra Shafieddine, dell'Islam Center of England di Londra, per nominare solo le personalità esterne che fanno parte di questo comitato scientifico. Quali chiavi di lettura l'esperienza di Sofia può offrire a una comprensione della contemporaneità, considerando anche che il 24 ottobre è una giornata tradizionalmente dedicata a riflettere sull'unità e sulla collaborazione fra le nazioni?
Ecco, l'attesa prolusione dell'anno accademico 17-18, che sarà tenuto dal professor Vincenzo Buonuomo, che invitiamo qui sul palco, professore ordinario di diritto e organizzazione internazionale dell'Istituto Mutriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense, dove è stato decano dal 2006 al 2015, della Facoltà di Diritto Civile e Giurisprudenza, attualmente direttore del Dipartimento di Studi sulla Comunità Internazionale e Visiting Professor di Diritto delle Organizzazioni Internazionali a Sofia. Ma il suo, un applauso lo merita, ma il suo curriculum è ben più nutrito. Infatti è membro del Comitato Scientifico dell'Istituto di Diritto Internazionale per la Pace Toniolo, è Legal Advisor delle delegazioni della Santa Sede all'ONU, la FAO, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali, ha preso parte alla Conferenza Mondiale dei Diritti Umani nel 1993, alla Conferenza Istitutiva della Corte Penale Internazionale nel 1998, ai vertici mondiali dell'alimentazione nel 96, 2002 e 2009 e dal 93 al 2006 ai lavori della Sottocommissione dei diritti dell'uomo dell'ONU. Dal 94 rappresenta la Santa Sede alla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto e dal 2007 all'Advisor Committee del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Citiamo solo le ultime tra le sue recenti pubblicazioni: Il diritto della comunità internazionale, principi e regole per la governance globale, La diplomazia pontificia nell'era della globalizzazione, L'Europa e la dignità dell'uomo, che è pubblicato in collaborazione col professor Capecci dell'Università di Perugia, e The Vatican in the Family of Nations, Cambridge University Press nel 2017. Il tema che tratterà per noi questa sera: regole e istituzioni della comunità internazionale in un mondo post-globale tra frammentazione e unità. Prego. Grazie della presentazione e grazie dell'invito, anche se il tempo ci dice che dobbiamo cercare di essere il più possibile concisi. Qui permettetemi, visto che si è parlato di questa dimensione internazionale e interdipendente, ma già nel IV secolo i capitolati dell'impero Chang, quindi siamo nella Cina, prevedevano gli incontri dell'imperatore con gli ambasciatori. E nel capitolato riguardante il protocollo c'era scritto: in un consesso di ambasciatori che parlano con l'imperatore, l'ultimo che deve avere la parola si alzi, saluti e vada via. Quindi, ecco, ci pensavo proprio perché il rapporto al tempo che abbiamo, no? Quindi questo per far capire come anche l'attività internazionale molto spesso ci porta a leggere. Ecco, io cercherò poi, chi vorrà leggerà la prolusione, ma cercherò di riassumere il più possibile i temi che penso possano essere legati direttamente all'esperienza di Sofia, che ho avuto così il dono di poter condividere fin dall'inizio. E il 24 ottobre è una giornata importante per il diritto internazionale. Ecco, qui è il giurista che parla, quindi non lo studioso di relazioni internazionali, ma il giurista, quindi perdonatemi. E il 24 ottobre perché? 24 ottobre 1648 a Vestfalia si apriva un capitolo, non si chiudeva un capitolo. Finivano le guerre di religione in Europa, se vogliamo utilizzare così la categoria più ampia, ma soprattutto veniva sancita la cosiddetta pace di Vestfalia attraverso due trattati, Münster e Osnabrück, che dividevano ulteriormente l'Europa, ma ancora di più, facevano dell'Europa una realtà multiforme, fatta di diversità, che si contrapponevano all'unità precedente. L'unità precedente era legata all'impero e al papato. Con Vestfalia, attraverso le regole internazionali, finisce.
È interessante, li ho riletti proprio in preparazione, i due testi di Münster e Osnabrück, fatti uno per le potenze cattoliche e l'altro per le potenze riformate. E ebbene, leggendo questi due testi, la parola unità c'è solo all'inizio, quando c'è l'invocazione alla Santissima Trinità, unica e indivisibile. Poi la parola unità non c'è in tutti i testi. E sono testi molto lunghi, trattati, non sono come quelli di oggi che si cerca di fare il più possibile concisi. Sono molto, la parola unità non c'è. La Trinità doveva però servire a garantire dei diritti dei vari potenti del momento, delle varie potenze di quel momento, serviva soprattutto a garantire un equilibrio che ancora oggi il diritto internazionale cerca di garantire. Ho sentito parlare di frontiere e di confini. Per il diritto internazionale sono due cose diverse, evidentemente, un conto è il custom, un conto è il border, ma il diritto internazionale può e lavora per, attraverso le regole, per eliminare le frontiere, ma attraverso le regole lavora per garantire i confini, perché altrimenti non ci sarebbe stabilità. Questo fino ad un certo punto, quando poi ci sono situazioni che mettono in discussione gli stessi confini, il diritto internazionale va a governarli. Ecco, l'importante è capire che il 24 ottobre di tanti anni fa, 1648, veniva creato un equilibrio sostenuto dalle regole del diritto internazionale. 24 ottobre 1945 entra in vigore lo Statuto delle Nazioni Unite e a New York il diritto internazionale si pone come uno strumento che cerca di ricucire la frammentazione. Qui non c'è l'invocazione alla Trinità all'inizio della Carta delle Nazioni Unite, ma l'invocazione è noi popoli delle Nazioni Unite. Abbiamo deciso di unire i nostri sforzi. La parola unità nella Carta dell'ONU viene ripetuta più volte. Di fronte ad un mondo frammentato, la Carta dell'ONU utilizza per ben due volte l'espressione stati nemici, evidentemente storicizzata in quel momento, ma ahimè ripresa ancora oggi all'interno dei dibattiti nel Consiglio di sicurezza. Bene, questo cambiamento tra un 24 ottobre e un 24 ottobre, oggi in che modo noi possiamo leggere che cosa è avvenuto e che cosa soprattutto si apre in un futuro che può essere un futuro immediato, cioè sul breve periodo. Anzitutto abbiamo ormai la prova che il diritto internazionale può servire ad aprire e a chiudere. Il diritto internazionale da dopo Westfalia ha garantito la colonizzazione, l'ha regolata, anche nelle forme più brutali della colonizzazione. Ecco, il vantaggio di Sofia è quello di avere questa dimensione universale, quindi questi aspetti credo che vadano immediatamente sottolineati, ma il diritto internazionale ha garantito anche la decolonizzazione, ha garantito cioè la possibilità che popoli si autodeterminassero dandosi poi la forma di stati sovrani, e lo ha fatto cercando di rendere operativo lo stesso concetto di autodeterminazione, anzi lo ha fatto andando al di là, l'autodeterminazione non soltanto verso la potenza esterna ma anche all'interno di uno Stato sovrano. Le cronache di questi giorni ci dicono che non è solamente un fatto di ieri. Guardando all'oggi e soprattutto nella prospettiva di Sofia, anzitutto un elemento essenziale, ecco, io ho inserito questa espressione del post-globale mentre si parla generalmente di globalizzazione. Il giurista accusa già un passaggio ad un sistema post-globale, ad un sistema westfaliano, tanto per essere così precisi. Perché che cosa sta avvenendo? Il tutto collegato, uso l'espressione che l'ONU più volte ha adoperato per parlare di globalizzazione, il tutto collegato in realtà è in crisi. È in crisi perché c'è una rivendicazione di autonomia da parte dei singoli stati e all'interno dei singoli stati. C'è una crisi strutturale del multilateralismo. Il multilateralismo era un sistema di governance, oggi è ritornato ad essere un'aspirazione. Ancora, ci sono situazioni che noi consideravamo ormai immutabili e che invece vengono mutate tranquillamente utilizzando le regole. Qualche giorno fa
c'è stato il congelamento di alcuni accordi relativi al Nord America, l'accordo di libero scambio, e qualcuno ha fatto subito una proiezione. Nel 1995 a Marrakesh si dettavano gli accordi e si concludevano gli accordi riguardanti il commercio internazionale, oggi e quindi la regolazione di un commercio libero ma regolato. Questo era un po' l'obiettivo. Oggi siamo ad un commercio che dal punto di vista del diritto internazionale rischia di ritornare sul processo o sulla filiera cosiddetta dell'unilateralismo. Ancora, il problema della non considerazione dell'importanza del multilaterale, paesi che escono o si sottraggono all'attività di organizzazioni internazionali. Stiamo assistendo anche in questi giorni, in questo periodo, all'uscita di alcuni paesi dall'UNESCO e non solo, anche da altre organizzazioni sono stati già posti in essere i procedimenti per l'uscita. Si esce da accordi multilaterali difficilmente raggiunti, mi riferisco all'accordo di Parigi, anche se è un annuncio, perché si potrà realizzare l'uscita soltanto nel 2020. Ma si esce da questo. E poi c'è stata un'esperienza negli ultimi 6 mesi che ha fatto capire come siamo in un'era del post-globale dal punto di vista del diritto internazionale. Un negoziato impegnativo, quello sulla proibizione e l'interdizione della costruzione di armi nucleari. Un processo che è durato 2 anni e che si è concluso il 7 luglio scorso con la conclusione dell'accordo, aperto poi alla firma i primi di settembre. Bene, per la prima volta non abbiamo assistito a paesi a favore e a paesi contrari, ma ben 61 paesi non hanno partecipato al negoziato per redigere l'accordo. È una novità sul tema del nucleare, è una novità che fa capire, e sono tutti paesi che hanno armamenti nucleari o paesi che sostengono o parti di alleanze militari che dispongono di armamenti nucleari. Per la prima volta è avvenuto questo, neanche negli anni 70, nel pieno della Guerra Fredda, quando si negoziò il trattato sulla non proliferazione nucleare, tutti parteciparono, anzi, ci fu la gara per partecipare. Oggi invece c'è stato questo aspetto. Per molti è un segno che qualcosa è cambiato, e cioè che siamo in un mondo in cui ogni singolo paese risponde a quel criterio che Westfalia aveva sottolineato, Rex in regno suo est imperator, e cioè nel proprio territorio ogni Stato gestisce autonomamente la propria politica come se fosse una potenza a livello mondiale. Questo è un dato che tra l'altro pone al giurista l'ulteriore elemento, e cioè di fronte ai grandi problemi che sono presenti in questo momento nell'ambito della comunità internazionale. Di fronte alle sfide, penso per esempio al tema della governance, ma penso al tema della mobilità umana, penso al tema della riduzione degli armamenti e al tema soprattutto dei conflitti in atto. Bene, di fronte a queste situazioni la risposta è no action. È diventato lo slogan del Consiglio di sicurezza, che non riesce ad adottare decisioni che non siano supportate dall'idea dell'unilateralismo. Facciamo un conto, siamo passati dall'emanazione di almeno 20 risoluzioni l'anno a 6 risoluzioni nell'ultimo anno. Quindi questo fa capire il tipo di disimpegno e la cosiddetta non azione. I trattati di Münster e Osnabrück dicevano che non bisognava agire per rompere l'equilibrio. Oggi noi stiamo riprendendo questo stesso tipo di situazione. Guardate, questo non per mettere in evidenza il negativo, ma usando le parole di Papa Francesco, per il nome di quel sano realismo con cui siamo chiamati a leggere le situazioni. Bene, di fronte alla non azione, di fronte anche all'ambivalenza che a volte viene legata alle previsioni delle regole internazionali, quale può essere la risposta? Quale può essere in sostanza una lettura alternativa? Una lettura che possa partire per esempio da un contesto universitario. La questione non è di tornare ad un astratto fondamento del diritto internazionale.
o oggi si tende a parlare di moralità internazionale piuttosto che di legalità. La moralità è una cosa, la legalità internazionale è un'altra cosa. La legalità presuppone la moralità, ma non l'annulla, perché altrimenti rischiamo per ogni situazione di tornare ad una concezione westfaliana in cui prevaleva il concetto di peccato rispetto al concetto di colpa. E dal punto di vista giuridico i due aspetti vanno necessariamente distinti. Ancora, in questo tipo di situazione si tende a proporre degli elementi metagiuridici, e cioè situazioni che non sono direttamente rispondenti alle regole. Questo non fa altro che indebolire le regole esistenti. Bene, l'esempio più avanzato, l'esempio più eclatante di questo, lo troviamo nella interpretazione della Carta delle Nazioni Unite, e cioè di un atto fondativo, al di là dei limiti che qualunque atto può avere, soprattutto se atto normativo. Di fronte al problema di reinterpretare la Carta o di riformare la Carta, l'ultima decisione è che la Carta va bene com'è. Eppure la Carta, ho detto prima, fa riferimento agli Stati nemici, perché eravamo dopo la Seconda Guerra Mondiale. La Carta non copre situazioni attualmente esistenti. In materia di disarmo, per esempio, si limita a dire che bisogna programmare il disarmo, niente di più. La Carta è stata modificata materialmente da una prassi internazionale che è andata al di là delle previsioni della Carta. Eppure si continua a pensare che sia un totem intoccabile. Questo perché? Perché nella situazione attuale, che ha messo tranquillamente nel cassetto i progetti di riforma che dal 2006 al 2011 erano stati elaborati, bene, li ha messi nel cassetto, e l'unico tipo di riforma che si vorrebbe fare riguarda, ahimè, il Consiglio di Sicurezza. Consiglio di Sicurezza che tutti sappiamo, senza dover studiare la Carta dell'ONU, che ha la particolarità di avere membri permanenti e membri non permanenti, sono 5 i permanenti. Bene, l'unica riforma che si vorrebbe fare è aumentare il numero dei membri permanenti, portarli ad 8 almeno, per garantire alle diverse aree del mondo di essere rappresentate. Cioè restiamo in una logica che invece andrebbe superata, non perché non giusta, ma perché non più funzionale a quelle che sono le attese e le sfide del momento. Altro aspetto che va necessariamente affrontato, nella comunità internazionale noi sappiamo, e quindi nell'ordinamento internazionale, nel suo ordinamento giuridico, c'è una forte decentralizzazione. Sono i soggetti che fanno le regole, sono gli stati che fanno le regole, e gli stati sono quelli che debbono applicarle. Ebbene, di fronte ad una generale applicazione delle regole, ad un generale rispetto del diritto internazionale, non abbiamo un aumento della violazione, noi abbiamo un generale rispetto, però c'è ormai una chiusura per quanto riguarda la formulazione di nuove regole, che pure diventerebbero in qualche modo necessarie, senza in qualche modo, necessariamente dovrebbero operare. Penso per esempio alla questione della mobilità umana e alla concezione del migrante, che ormai decliniamo con tante aggettivazioni: migrante economico, migrante climatico, migrante culturale. Le migrazioni sono diverse, però non abbiamo regole in grado di rispondere alle nuove situazioni. L'applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati è l'unico punto di riferimento, ma ripeto, parliamo di rifugiati, cioè di persone che lasciano il loro paese in ragione, Papa Francesco diceva la settimana fa alla FAO, in ragione anche dell'odio, ma esistono persone che lasciano il loro paese perché esistono cambiamenti climatici che rendono impossibile la vita. 11 paesi sono le piccole isole, 11 paesi al mondo rischiano nei prossimi 25 anni di vedere praticamente inutilizzabile il loro territorio per l'aumento del mare, proprio in ragione dei cambiamenti climatici. Anche lì, di fronte a questi aspetti, la nuova migrazione non trova una possibilità di regolazione. Si inizia e ci si ferma. E non ci si ferma perché ci sono visioni contrapposte, no, perché ci sono gli assenti, anche lì. Ancora, il valore delle norme internazionali, il più delle volte, emerge soltanto al momento della loro applicazione. Non emerge prima. E tra l'altro,
Nel diritto internazionale prima si mettono in atto i comportamenti e poi li si regola. L'esempio più eclatante, torno sulla questione armamenti, che è forse quella che maggiormente colpisce, l'uso di una nuova tecnologia militare, la si sperimenta, dopodiché la si vieta. Questo perché? Perché nel diritto internazionale contemporaneo abbiamo perso il riferimento di carattere etico-morale, quell'ethos proprio della famiglia umana che di fronte a determinate situazioni era pronta a limitare, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, pronta a limitare, pronta a costruire in unità un possibile fronte rispetto alla deriva. Una deriva dal punto di vista umano e umanitario, dal punto di vista dei diritti fondamentali, dal punto di vista del mancato rispetto della dignità della persona. Molto spesso, di fronte alle situazioni di maggiore rilevanza che noi registriamo, i principi generali del diritto internazionale vengono accantonati in nome di approcci di tipo pragmatico che rispondono alla sola funzionalità. L'esempio più eclatante è quello riguardante il clima e, se vogliamo, riguardante più in generale la tutela della casa comune. Utilizziamo un termine più ampio rispetto al solo profilo ecologico. In quel contesto, il principio della responsabilità comune ma differenziata oggi trova ostacolo ad essere applicata. Certo, per me europeo, non usare il carbone è una cosa normale, ma posso impedirlo a chi, a paesi che fanno del carbone la loro fonte di energia essenziale? Gli accordi di Parigi ponevano un tipo di soluzione a questo grande interrogativo. Perché? Perché il paese che oggi usa carbone per poter creare energia dice: ma voi europei l'avete usato nella prima, nella seconda e nella terza rivoluzione industriale magari. E perché noi non possiamo usarlo? E l'impegno previsto dall'accordo di Parigi qual era? Regole che consentissero il carbon free attraverso un sistema di finanziamento. Il sistema di finanziamento a un anno dopo gli accordi di Parigi è già saltato. È già saltato per un disimpegno rispetto a regole condivise. Quindi il problema non è soltanto del paese, degli Stati Uniti, che hanno deciso tra 3 anni di lasciare l'accordo. Il problema riguarda tutti e 168 gli stati che hanno sottoscritto l'accordo. L'impegno di carattere finanziario, che è l'unico che potrebbe garantire l'implementazione dell'accordo sul clima, in realtà è un impegno inesistente. Quindi questo credo che ci fa capire, ecco, l'assenza di fondamenti di carattere etico. Qui è la riflessione, io l'ho fatta nel contesto di Sofia, la riflessione groziana, cioè il partire dal dire anche se Dio non ci fosse, sarebbe possibile governare il mondo, ecco, io l'ho spostata un po' di più. Grozio, in fondo, per il diritto internazionale è considerato uno dei riformatori rispetto a tutta l'esperienza della neoscolastica spagnola, anche se tante volte bisogna dire che se il teologo, in quel caso il filosofo, fa il giurista, beh, c'è un cocktail che tante volte non funziona, questo diventa un po' un problema. Ma Grozio riesce ad argomentare dicendo: posso governare in assenza di Dio? Qui non è un richiamo alla Santissima Trinità da porre nell'incipit di un trattato, è piuttosto il riferimento ad un elemento di natura religiosa e di natura etica che il diritto internazionale non ha eliminato. Non dimentichiamo che a Vestfalia il diritto internazionale è diventato un diritto aconfessionale, ma non areligioso, e ce ne accorgiamo nella situazione di oggi, in cui l'elemento religioso è parte dell'ordinamento internazionale, al punto tale che sull'elemento religioso e in particolare sul dialogo religioso si istituiscono organizzazioni intergovernative. Faccio riferimento al CAICID di Vienna come centro intergovernativo, cioè formato da governi, che si occupa di dialogo interreligioso. Quindi escludere l'elemento religioso non è possibile, ma allo stesso tempo dovremmo recuperarlo per dare fondamento alla norma positiva, senza dover necessariamente provare ad invocare
o a renderla Trinità unica e indivisibile come testimone di attività che vengono svolte. Ancora, e qui mi avvio alla conclusione, ciò che sta avvenendo nell'ordinamento internazionale è una costituzionalizzazione dei principi. Come è avvenuto nello Stato moderno, che siamo passati da norme sparse ad avere una norma fondante, quella che noi chiamiamo Costituzione, lo stesso processo sta avvenendo nell'ambito internazionale. Con tanti ostacoli, con tante difficoltà, ma sta avvenendo e potremmo dire per certi aspetti è già avvenuto. Si sono ormai stabilizzati principi di carattere generale, principi che oggi noi chiamiamo lo scheletro, traduco malamente, ma lo scheletro del diritto internazionale. Non sono i trattati a fare il diritto internazionale, sono anzitutto questi principi, anzi i trattati trovano dei limiti in questi principi chiamati cogenti. I trattati diventano automaticamente nulli di fronte a questi principi. E quindi questo fa capire la costituzionalizzazione a che cosa serve, a che cosa può servire. Può servire soprattutto a mettere in discussione alcuni principi fondamentali o alcune soprattutto regole fondamentali del diritto internazionale. Mi riferisco al principio di reciprocità. Di reciprocità ne parliamo in tanti contesti. Per il diritto internazionale la reciprocità è la ragion d'essere, secondo la visione nata a Westfalia. E cioè uno Stato mette in atto un comportamento se gli altri o l'altro fa la stessa cosa e nel medesimo momento, altrimenti non si muove. È una regola che è stata esplicitata addirittura con l'espressione si omnes, cioè se tutti io faccio, altrimenti non mi muovo. Bene, io credo che lì sia, e lo credo non per mia convinzione, ma perché ho appreso qualcosa. E questo per me è fondamentale, l'aver appreso qualcosa con cui leggere il diritto internazionale. Ho appreso qualcosa quando Chiara Lubich, eravamo 28 maggio 1997, Chiara Lubich va alle Nazioni Unite e nel parlare lei affronta il tema della reciprocità, non in termini sociologici, in termini giuridici, e dice: reciprocità che richiede di superare antiche e nuove logiche di schieramento, stabilendo invece relazioni con tutti come il vero amore esige, che domanda di operare per primo, senza condizioni e attese, che porta a vedere l'altro come un altro se stesso e quindi a pensare in questa linea ogni tipo di iniziativa, disarmo, sviluppo, cooperazione. È la concretezza di entrare in merito alla questione, al problema del diritto internazionale. Ancora, un diritto che è fatto di regole, di principi, di procedure sparsi. È un diritto che però ha bisogno necessariamente di ricomporsi e di diventare un unicum per poter essere effettivamente, o meglio, per poter mostrare la sua effettività. Utilizziamo l'espressione del diritto internazionale. Anche qui, in quel discorso, Chiara Lubich con realismo e profezia, mi permetto di aggiungere, diceva: guerre ci saranno sempre, finché non entra uno spirito nuovo, perché si trovano tutte le scuse per suscitare la guerra. Occorre cambiare l'anima, occorre un supplemento d'anima. Adesso ci sono tante scoperte, ci sono tante novità, ci sono mezzi di comunicazione che vanno avanti. La tecnica progredisce. Quello che non è progredito nel mondo è l'aspetto spirituale. Occorre nel mondo un supplemento d'anima, un supplemento d'amore. È questo che dobbiamo portare. Io credo questo non è una invocatio Dei, ma è quella necessaria mediazione che fa dell'elemento religioso una componente di un ordinamento giuridico. Traduce nei termini dell'ordinamento quello che è il fondamento di carattere religioso. Per il giurista che studia il fenomeno internazionalistico, certamente è importante maturare e far maturare le giovani generazioni in questa direzione. Perché, sono ancora parole di Chiara Lubich, il futuro del mondo, la sua capacità di progredire, di trovare delle soluzioni ai suoi conflitti, alle sue crisi, dipende unicamente dalla presa di coscienza degli individui e dall'impegno delle persone. Non possiamo contare unicamente sulle istituzioni,
ma dobbiamo offrire tramite le istituzioni dei momenti, delle occasioni per poter sviluppare queste convinzioni. Mi chiedo, è troppo pensare che sia anche questo un ambito in cui si gioca il futuro di Sofia? Grazie. Grazie veramente per questa densa e ben articolata prolusione. La ringraziamo veramente di cuore. Le offriamo anche a lei un piccolo dono di Sofia. Con questa degna conclusione ci avviamo anche noi a concludere questa ricca e sostanziosa serata. Oltre ad aver ringraziato di nuovo ancora il professor Vincenzo Buonuomo, ringraziamo tutti voi per la presenza e l'ascolto, ringraziamo anche quanti ci hanno seguito attraverso la diretta streaming e camminiamo insieme, camminiamo nella speranza e ci diamo appuntamento al prossimo anno. Grazie a tutti. Perché era un po' tardi, sono le 8 meno, lo faccio anche. Ma può...